Tommaso Lagioia, disoccupato, 0 euro. Ah, 5.000 in banca, però attenzione. Manca la... Ragazzi, aggiornate la pagina e cliccate sul tasto condividi. Mi raccomando. Eccoci qua, siamo arrivati. Direttamente dalla banca. Ci abbiamo più soldi, ragazzi. Siamo poveri come la merda. Fammi vedere qua, l'iPhones cosa dice. Portafoglio. Saldo, 5.300 dollari. Qua ce ne vuole per diventare... per prendersi la pistola. Fatta poco fa maresciallo. Vabbè, grazie ragazzi. Io vi ringrazio degli abbonamenti. Se... che è? Lo zio. Oddio. Pronto, zio. Aiuto! Zio. Aiuto! Zio, cosa... cosa è successo, sono zio? Ma sono castrato nel cassonetto. Dove sei, zio? Ti vengo a prendere. Sono dietro la banca. Dietro alla banca? Dietro alla banca. Sì. È che sei dietro la banca. Aiuto. Ma porco. Dov'è lo zio? È in questi. Zio, sei qui? Aiuto, per favore. Zio, sei dentro... Dove sei, zio? Aiuto, zio! Aiuto! Zio, ma ti sei incastrato sotto? Ma che stavi cercando? Che stavi cercando? Fammi vedere. Ho visto la monetina, ho visto. Aspetta, ti aiuto io. Ho visto la monetina, cara, aiuto. Eccolo, lo zio, bisogna sempre... quanto hai bevuto oggi, zio? Non ho bevuto niente, io. Dice sempre così. Non ho bevuto niente, che dici? Hai già controllato la monnezza, hai già rubato? Ma che monnezza, io non so niente. C'è niente qua. Allora, zio! Ehi! Allora. Dobbiamo vendere quella cosa, ricordatelo. Allora, aspetta. Allora, io ho addosso un po' di roba, Sei pronto? Che andiamo. Senso? Vai. Andiamo a far finire. Andiamo a rubare la macchina, zio, vieni! Corri, zio, veloce! Mamma, sei una lumaca! Lo zio, ragazzi, è lentissimo. Zio, non ci sta niente qua. Ci stanno macchine da rubare. Ci stanno macchine da rubare. Zio, parli troppo piano. Che è? Ok, quello. Aspetta. Ehi! Ehi, ballo! Ehi! Ehi, buongiorno! Salve, gentile signore! Ehi! Ehi! Salve, gentile signore! Ehi, però, ci vado a passare giù, ci vado a passare giù. No, siamo di fretta, andiamo all'import. Ah, all'import, ok. Noi non ci dobbiamo andare. Lavoriamo, zio. Arrivederci. Mamma mia, questi stavano proprio di fretta, zio. Non ci ha dato neanche un passaggio a rubare una macchina. Mamma mia, che è assurdo. Dobbiamo trovare un'altra macchina, Zio, ma non passa nessuno qua, ma che paese è? Eccola. Dove? Lì, dove? Vedi? No, sta andando dritta! No, zio! No! Dobbiamo parcheggiarci in mezzo agli incroci. Andiamo a prendere la bicicletta, vieni. Hai visto, Maso? Zio, c'è la macchina, zio, corri! Corri! Eccola! No! Eccola! Viola! Abbiamo più bisogno di lei, guarda questo com'è tutto vestito incravattato. Ci serve a noi la macchina, via. Sparisce. Aia! Zio, aiuto! Zio, aiuto! Come fai? Stai brutti me. Ecco. Zio, scusa. Prendi sto pezzo di merda. Ecco. Mamma mia. Ancora. Sbrigati. Arrivo. Figlio di puttana! Lascia la macchina ai più bisognosi di te, pezzo di merda. Oh, ma non c'è più altruismo in questa città. Allora, zio, dove dobbiamo andare? Zio, dove dobbiamo andare, zio? Aspetta, allora. Grazie, not Lukitos. Dobbiamo andare, allora, senti, facciamo una cosa, Allora, sei pronto? Dimmi. Andiamo a vendere quelli panetti che abbiamo fatto. Ah, quelli che abbiamo già. Due, ce ne abbiamo due soli, Fammi vedere. Soli due.
Andiamo qua a vedere, eh. No, aspetta, andiamo. Oh, ma come due? Io ne avevo fatti due. Ma poi allora, dobbiamo provare ad andare lì, capito? Magari sono rimasti per terra, eh. Hai capito? Ma non lo so perché questo... Non penso che sono rimasti, hai capito? Zio, non si capisce niente di quello che dici, devi bere meno. Dopo facciamo una bella lavanda gastrica. Oddio! Ah! Grazie Garone per il sub, Not Lukitos, Alex, Paof, Kbab. Grazie mille di sub ragazzi, molto gentile. Ho sbagliato strada, va bene lo stesso. Come cazzo vuoi? Zio, sto imparando a guidare adesso. Lo sai che l'ho comprata la patente. Cavolo, però la puoi comprare sempre, devi pure imparare a guidare un pochetto, che cazzo vuoi? Oh, ma senti che pulpito, a te l'hanno ritirata. A me vanno levato quelli sono i poliziotti sostruzzi, hai capito? Ehi, suona un pochetto. Allora. Vediamo se c'è il gentiluomo oggi. Aspetta, vedete, aspetta. Ehi! Ehi, ce ne sono! Ce ne sono! Io sento delle voci. Ce ne sono! Fammi uscire da qui. Ce ne sono! Zio, ma come non c'è nessuno? Non c'è nessuno, aspetta, fammi chiamare il contatto mio, aspetta. Ma vogliamo adesso un attimo, Allora. Aspetta, facciamo anche così, sì, ragazzi. Non ci sta, cavolo. Cavolo, non c'è. E mo lo cazzo facciamo, non lo posso vendere. Cosa che ci tocca prendere la monnezza, hai capito? Vabbè. Il buono e vecchio lavoro della monnezza. Ma io, zio, voglio essere un gangster, non voglio ravanare nella monnezza. Aspetta, zio, il GPS mi dice che c'è un camioncino della monnezza da queste parti, o sbaglio? Ma che è quello? Ma che monnezza? Oh, è il GPS che me lo dice. Ma non lo so, andiamo a vedere che cavolo. Che cos'è? Non lo so che è reato a droga, ma non tutta, mi sa. GPS che dice vuoi? Che è qua. Ma che è? Andiamo a vedere, aspetta. Ho quella che vuole lì, ma questo che è? La monnezza, ma che è? Oh, c'è altra monnezza qua. L'isola della monnezza. Ma non c'è niente. È vuoto, zio. Hanno già rubato tutta la monnezza. Hanno già monnezzato, aspetta, ecco. Ma che è sto posto? Ah, poi che lavoro questo. Hai capito? Ah, è un lavoro. È un lavoro onesto? È onesto? È un lavoro da spazzino, andiamo a fare lo no, spazzino. No, vogliamo fare il lavoro da spazzino, ma è un lavoro onesto, noi siamo dei gangster. Cavolo, allora niente, andiamo. Vuoi fare lo spazzino? Possiamo provare. Non l'ho mai fatto spazzino. Lo spazzino. Ok, però che puliamo poi? Puliamo i cessi. Che ne so io? Allora che cavolo sono vestito, boss name, Tommaso Fagioli, Gustavo La Fava. Che lascia perdere, allora andiamo via. Vabbè. Andiamo a prendere la monnezza lì, ecco. Le rapine non possiamo farle, Polar. Non c'abbiamo la pistola. Non so cosa sia sta roba qua. Io mi affido a quello che dice lui. Ok, zio, dobbiamo andare delle spazzature, quindi. Abbiamo sì, a prendere, però andiamo ad andare dalla parte della città dove c'è il nord, capito? Dove c'è cosa? Non ti preoccupare, lo metto io dove andare. Zio, ci stanno delle monnezze qua. Oi. E ho chiesto monnezza qua. Ma questo sono sicuramente, l'ho già preso, quelli rubano tutto. Ma davvero la gente ruba così spesso la monnezza, ragazzi? No. No, ok. Visto. Vai a pescare così conosci gente, può essere una buona idea. Lo stress, è lo stress che dice. Che... Da in qua è stressante razzolare nella monnezza, ragazzi. Mamma mia, hanno rubato tutto, ma nessuno butta più niente. Ma porca miseria. Zio, non ci sta un cazzo. Non c'è un cazzo, che da un'altra parte questi li fanno tutti questi. Zio, guida piano. E t'hanno preso la patente. Quando è che ti ridanno la patente, zio? A qualche giorno mi danno la patente. Ho messo, ui. Guarda che cazzo, guarda di me. Zio, vai piano, tengo paura. Fammi mettere la cintura, va. Non ti preoccupare, ecco, metto via la cintura. Non ti preoccupare, tranquillo. Ecco, allora. Ok. Ehi.
Le potate batti di risparmio che si mette a cercare spazzato. Io non l'ho mai visto. Oh, la munizia, aspetta. Oh. Dov'è? Oh, oh. Qui c'è la munizia, aspetta. Vado. Scendi a prendere la munizia. Andiamo. Vai. Oh, sì. Prendi la munizia, oh, ruba tutto, eh. Oh, guarda che la pizza. Ehi, la pizza. Cosa? Ehi, l'ape, carbello. Ce l'ho dato io, mannaggia. L'ho visto niente. Inseguilo, zio, inseguilo. Andiamo. Rubiamo l'ape car. Andiamo. Dov'è quella? È già sparita. No, vanno veloci e deve essere stata truccata. Troppo veloce. Era chiaramente truccata. È truccata, sì, È truccata, sì, Svegliati. Oddio, eccomi, sono sveglio. Ecco le due munizie, vai. Allora. Evviva, che io bello. Io prendo una, tu prendi quell'altra. Ehi. Oi, andiamo. Zio, ma forse dovremmo andare in qualche punto di interesse per conoscere qualche persona del business. Allora, sì, poi ci proviamo. Anche questi monnezzi qua sono schifo, guarda, qui c'è un'altra monnezza. Cassonetti grossi non si aprono, sono chiusi a chiave. Provaci, vedi un po'. Aspetta. Ah, sì che si apre uno. Ah, ok. Ehi. Qua stava pieno di roba, bene. Allora, andiamo a cercare le sette, guarda. Allora. Serra, tu hai scritto facciamo svegliati, un uno ti ha scritto svegliati. Qualcuno ci dà un bel lavoro, capito? Un lavoretto di quelli. Puoi evitare che vada a spacciare così diventi ricco. Zio, allora, ma cosa ne pensi del lavoro da pescatore? Il pescatore. Papà mi portava sempre. Vuoi fare il pescatore, ma quello no, oh, chiedo, non so. La pazienza, tu. Cioè, oddio, non lo so. Pescare, non lo so, non so se tengo la pazienza, zio. Ehi. Quello se la pazienza di sta là di pescare, capito? Vai dritto, dai, zio, stai rompendo tutto! Ehi, aspetta. Oh, ecco. Allora. E che c'è qui? Dove siamo? Facciamo un cazzo, andiamo a vedere se c'è un... Salve, Draw Sponge. Ma se mi faccio un bel goccetto, hai capito? Che vuoi che guidi io, zio? Non ti preoccupare. Ci penso io. No, oh, zio, a te! Oh, sto pezzo è merda! Ti volevo spaccare la faccia, non è uscito. Ho detto. Shadow, che ti devo dire? Via, zio, ci sta la polizia. Guida bene, guida bene, che poi... Piano, mi raccomando, non t'andare a schiantare. Non mi va a schiantare sulla parte. Allora, vediamo un attimo qual è, se c'è qualche bar aperto, un locale, vediamo. Allora. Oh, questo mi piace, zio, guarda che belle insegne. Questo sì, è interessante. Ma è il locale dove lavora zia, questo? Ma ci lavorava, mo sta in carcere, lo sai. Allora. Questo è il Lux. È chiuso, aperto, è chiuso questo. Andiamo all'Asgard. Ti porto un po'. Ma sta tutto chiuso, ma la gente non lavora. Ma che è Ferragosto? Ehi, aiuto. Chat, ma è complicatissimo. Sa se il dottor Minchia è... Fammi vedere. Sa se è Ernesto. Ah, non puoi sapere se una persona è loggata o no, mi sa di no, vero? Ok. Zio, vai piano che ti sequestrano la patente di nuovo. Allora, mi fa un piacere, metti la musica, metti la musica. La musica, allora, allora fammi vedere. Quello è il paese tuo. Allora. Quello è il paese tuo. Metti la musica. Eccola. Va bene questa, zio, ti piace? Mi piace. Alziamo il volume al massimo. Volume al massimo, zio, stai attento. Ok, dritto di qua, esatto. Zio, qua ci fermano. Il bar sulla spiaggia, ma non c'era nessuno l'altra volta.
arrivati. Parcheggio perfetto, bravo. Perfetto, esatto. Esatto. Ok. Ecco, parcheggiamo, vai. A posto, andiamo. Ehi, dopo ti porto a conoscere un amico mio, ok? C'è amico questo amico tuo? Si chiama Johnny. Oh, ma c'è una macchina bellissima, zio, guarda. Ehi, ehi. Questa è fantastica. Su, vado a prendere, vado a prendere. Vado a prendere subito. Andiamo, prendiamo. Ma che macchina? Ole. È chiusa, cavolo. No. È chiuso. Ma che allora, merda! Ehi, perché mi devo aiutare la macchina, oh. Ah, vabbè. Troppo bella per essere aperta. Signori! Ehi! Sembra il caso di dare il calcio alla mia macchina. Ma era semplicemente sporca, l'ho ripulita, non era un calcio quello. Hai capito? Ma perché non volevo sporcarmi le mani. Oddio, attenzione, oh, ehi, capito? E te sotto tutto. Chi siete voi, oh? Ehi! Guarda questi giacchetti che siete voi. Ehi! Mi do... Ma lei, un po' di birra. Mi dia il cibo, Hai pulso, tu, cavolo. Che cavolo ti permetti, eh? Rettifico, è tavernello. Ma lei non era diventato sobrio? Non era diventato sobrio? Ragazzi. Conosco tutti lo zio. E che dici, sobrio? Che? Prima, però. Zio, sveglia! Marò, non riesci a parlare! È sempre così con lo zio! Scusi, io, vedi la roba? Lo zio è qua, sta dormendo! Zio, guarda che ti investono qua! Levatevi da qua! Diglielo! Attento! Occhio! Sono morto! No! Basino! Aiuto! Aiuto! Chiama l'ambulanza! Aiuto! Che brutta scena! Che brutta scena! No, no! Chiama l'ambulanza! Non fate i TikTok con me morto, per favore! Chiama l'ambulanza! Ma non so se mi sentono mentre sono sdraiato, forse no. Pronto! Aiuto l'emergenza, aiuto! Sto prendendo un sacco di sangue! Al 610! Allora, dove sta l'Asgard? C'ho pure la cacca! Ho messo sotto l'amico mio! Amico mio! No, 80 secondi, ragazzi! Con quali soldi? Ma non lo so! Non... Ma come non può? No, no, dai! L'unico medico, ma c'è stato anche un medico. Adesso è che vi denuncio a tutti. Se no, tossicherebbero da morti di fare. Ok. Beh, ma non sono morto in teoria ancora. Ah, che cavolo, anche un medico. Perché c'è tipo un'altra fase oltre a questa. Adesso lo prendo io. Aiuto, zio! Lo porto io. C'è anche un medico, capito? Ma l'accompagno io. Guarda, faccio pure l'equilibrista, faccio con la bottiglia, vedi? Sali. L'equilibrista faccio con la bottiglia. Allora. No, no, aspetta. Zio, tengo una cacca fortissima. Ok. No, mi sa che non mi sentono. No. Ecco. Non fa cazzo. Apriamo. Non lo so. Vabbè, mettetevi la cintura, sennò andiamo a finire come dopo zio. Lascio noi lì. Lascio noi lì. Mi sa che muoio, ragazzi. Faccio l'equilibrista con la bottiglia. Ah no, posso rianimarmi, fra. Ah, non devo aspettare. Aspettando. Ok. Vai, ho messo il GPS. Andiamo, questo è... Zio, non vedo più niente, vedo tutto nero. È mio nipote questo. Vedo tutto nero, zio. Stai zitto. Ah, devo stare zitto, bene. Non parlare. Quante storie. Ah! Adesso sono ufficialmente io. Va, io non ci sto. Slash mi scappa. Ecco, voglio preso. Ma prima non ero svenuto, prima ero sdraiato, ora sono. Ecco, ora sono morto, ragazzi. Mettiti la cintura però, perché sennò. Ora sono morto, cioè svenuto. Prima no. Oh, Tommasino, ci stai? No, Tommasino non ci sta più adesso. È svenuto. Ormai no. È svenuto. Lasciamo. Mannaggia, poi devi denunciare tutti i medici, però che cazzo fanno se non vanno a soccorrere le persone con l'autoambulanza? Ecco, tipo ora sono nello stato in cui sono effettivamente incosciente, quindi non posso più parlare, capito? Ah, io non sento loro? Ah no, dovrei sentire che non parlano.
Trovano il panetto. E che devo farci? Non è colpa mia, hanno investito. Ma a parte che forse non ce l'ho io, sapete. Aiuto! Ah, non posso aiuto! Neanche guardare. Aiuto! Oddio, sa. C'è Tommasino che è svenuto. Aiutatemi, nipote. Ehi. Perché la miseria. Come sta tenendo lo zio, ragazzi? Aiutami, nipote. L'hanno messo su. Poi ci per Terry. Ah, aspetti, qua dentro lo posso. Lo posso qui, ecco. Perché la miseria. Guardi come faccio le quelle brizza, guardi. Guardi come faccio le quelle brizza. Col vino, no. Ma no, con una birra, ma... Ecco. Poi. Si allontani, se no. Ecco. Niente. È la quarta volta in ospedale in due live, ragazzi. Abbiamo appena iniziato. In quel punto lì. Oddio. No, 4.000 dollari. Non c'ho più una lira. Ragazzi. Non c'ho più una lira, ragazzi. Ecco qua. Da posto, come stai, Tommasino? Mi sento come se fossi più povero di prima. Non so perché. Quindi, controlla, magari sei più leggero. Fammi controllare. Adesso. Fammi controllare. Sì, sto più leggero. Grazie comunque, signor Meteo. Se vuole posso alleggerirla ancora di più. No, sono abbastanza leggero. La ringrazio molto, grazie. Niente, ragazzi. È risarcente avvocato. Ah, e comunque mi hanno investito. Adesso chiamiamo l'avvocato, zio. L'hanno messo sotto. Mi hanno messo sotto. Chiama l'avvocato, cioè chiama subito io c'ho l'assistente. C'hai il numero dell'avvocato, zio? Ecco, lo chiamo. Non è raggiungibile. Non ce l'hai. Ma come no? Non ce l'hai, non ce l'hai. Non ce l'hai, niente. C'è il tribunale qui di fianco. Ehi, che cavolo. Andate là. Annaggia lei, sì. Ok, arrivederci allora, Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie mille del soccorso. Prego, arrivederci. Salve. Madonna, ma salve, salve. Manco con l'ambulanza sono venuti. Non riesco a uscire. Zio, ma insomma, bisogna quello fare qualcosa. Ma è la macchina dei signori. Ah, non importa, andiamo. Ah, va bene, no. Ora è nostra. Allora, sei venuto. Ma ti porto ancora uno scegliere amici regole, ma che cazzo ne so, X? Non ci capisco niente con queste regole. Ma poi scusa, hanno visto tutti, anche se non mi ricordo, l'hanno visto tutti, lo sanno, ma hanno investito. Conosce un amico io, sei pronto? Va bene, vediamo, fammelo conoscere. Allora, sta poco bene, quindi sta un po', non sta benissimo, In che senso? C'ha l'influenza? È che non parla tanto, sta un poco bene, hai capito? Allora, mo ti faccio vedere. Ehi! Ma poi ragazzi, al di là della memoria, cioè nel senso, mi hanno visto in quattro. È un che po' silenzioso, hai capito? Grazie Andrea Razio per il sub, Gigio mi dissocio, grazie del sub anche a te. Non lo sapevo nemmeno io. Ah, zio, mi hanno appena curato, dai. Allora. Sto tutto scassato di nuovo. Ma qua sei arrivati. Allora, ti ho detto, fai piano, mi raccomando, perché... Perché è una persona che è un po' così, lui non parla tanto. Va bene, va bene. Vediamo se c'è. Ma di che malessere soffre? Ma dove cavolo sta? Dov'è? Ah, che cavolo, lo zio perde sangue, no, non credo. Annaggia, era stava qua una volta, ora non c'è più. Oh, che cavolo, non ci c'è. Annaggia, la miseria. Zio, ma mi sa che è sbagliato posto. No, sta qua, che cavolo, non c'è adesso. Hanno spostato, e sta sopra un carro. Passiamo la prossima volta. Li passiamo dopo, ok. Ma è tipo un carrozziere. Ah, non è un carrozziere, è un... È un carro armato. È un carro. Ah, è un carro. È un carro, ehi. Sì. È un carro, sì. Non rapinate, non possiamo, non c'abbiamo la pistola. Non c'abbiamo nemmeno soldi perché moriamo di continuo. Gli amici miei, non ci abbiamo una lira. Non ci abbiamo una lira per comprare una pistola. Oh, ma ci è venuto addosso. Zio, sto tutto scassato. Che male. Non va più la macchina. Guardate la monnezza.
Beh, letteralmente tutti i soldi che abbiamo fatto ieri li abbiamo persi con il servizio dei medici. No, zio, non ho capito niente. Meno male che abbiamo una macchina, andiamo un'altra più bella. Vabbè, ragazzi. Vai a pesca ancora. E dobbiamo fare la... Zio, dobbiamo fare la denuncia. Adesso andiamo. E lì vuoi andare, grazie, amici miei. Ecco, prendiamo questa. Ehi! Wow, bella sta macchina. Così. Ehi. Così. Ehi. Signore, lasci la macchina ai più bisognosi. Ecco, solo vai. Ecco qua, via. Lascia la macchina che ha più bisogno di lei. Che non teniamo un soldo. Allora, vieni. Dove andiamo, zio? Aspetta, Allora. Andiamo. Vieni, prendete, ne ho due. Sono $6,000. Sporco, oltre due. Vendete macchine. Ecco, questa qua. Guazio, ma è velocissima sta macchina, non riesco a controllarla! Vai piano! Oddio! Vai piano, aspetta, leva il piede, lo lascio, lo lascio, lo lascio, ehi! Ah, rito! Lo lascio, lo lascio, ehi! È di qua, zio, che bisogna andare! E dove cavolo di vai dritto! Vai dritto! Vai dritto! Di qua? Oddio! Dritto così, Ma hai detto tu di andare dritto, zio! Ah, è andata bene, zio, hai visto? Non è successo niente! Aia! Ecco, ci siamo arrivati! Scusa, ma questa è la polizia, perché siamo qua? Cari, e qua si va la denuncia! È vero! Polizia! Polizia! Ehi! Polizia! Oh! La polizia! Voglio esporre denuncia! Dove è la polizia? Ehi, vai la polizia! Guardi di là. Poi non è la polizia. Vado a controllare subito. Non, è chiusa a chiave, polizia, zio! Ah, vieni di qua, aspetta. Io conosco un trucco, vieni. Occhio che dall'altro lato vi sparano. Ma in che senso ci sparano? Sì, se andate dietro vi sparano. Zio, zio! Non andare dietro, zio! Ha detto che ci sparano se andiamo dietro. Ehi, cavolo, andiamo. Polizia, polizia. Ehi, cavolo. Oh, ma non lavora nessuno qua. C'è un bambino! Ma è un po' troppo giovane per bere il caffè, Lo sto bevendo con i tizi sopra, scusate. Ok, andiamo allora. Non ho capito, ma va bene. Immagino sia un meccanico, non capisco. Mannaggia lo visi. E che ho... Allora, niente, tocca andare... Ma tutta scassata sta macchina. Ehi. La macchina del bambino, quello. Ehi. Ah, la macchina giocattolo. Ehi, hai capito. Allora, senti, visto che chiamiamo l'assistente, quello sicuramente, hai capito. Esatto. Ci penso io. Ecco. Ernesto si chiama. Ecco. Ernesto! Andiamo se risponde. C'è Ernesto! Vieni! Ernesto! Ernesto, ehi! Com'è? Sta... Oh, sta a posto bello, sta bene, senti, abbiamo un problema, abbiamo sfortunato una denuncia. Che sta succedendo? Sali. Ok, oh! Zio, sta succedendo qualcosa qua, zio! C'è una polizia che urla, vai, allora. Oh, dove che sei? Dove sei? Zio, è meglio se andiamo via da qui! Dove sei? Allora, che cavolo, qual è il civico? Che sta succedendo qua? Dove sei? Oh, ma okay, che sta succedendo qua, zio? Via, andiamo al civico, devo mettere arrivo. Il civico. Arrivo, sì, un attimo, ecco. Ok, vai, piano, ok. Devo fare manovra. Arrivederci. Ecco, ops. Vai, piano, lui. Scusate. Wow, non ci ha visto nessuno, via. Devi imparare a guidare, che sennò... hai capito? Devi imparare a guidare, hai capito? Fai un bravo ragazzo, imparare a guidare. Va bene, va bene. E non rubare troppo, hai capito? No, zio, prendo esempio da te. Ruba poco, hai capito? Prendo esempio da te, zio. Ecco, allora, siamo arrivati. Alla pizzeria, più avanti, vedi quello lì. Piano, E più avanti, no, è quello là sulla strada, vedi, che lascia la P. Un GPS, attenzione a quelli che esplode tutto, Ok. Esplode, ok, allora.
Ehi! Oh, attenzione! Parcheggio perfetto! Attenzione! Okay. Attenzione! Ehi! Come sparate? Oh! Perché non mi permettete mai più, eh? Mai più sparare, non sparare! Gustavo, aiuto! Aiuto! Non sparate! Non sparate, aiuto! Non sparare! No, no, no! Oh! Ma tiene il pistolone quello! No, ma che attentatori! Sono Gustavo, Gustavo! Frank, sono amici, Gustavo. Sono gli adepti della merda, sono, sì. Gustavo, vediamo! Sono quelli che ti dicevo prima, sono i prenditori del... Bravo, sì. Chi vuoi chi è, scusi? Chi è quello? Salve, signore! Io sono Franco, sono... Ma guarda sto coso. L'import escort. L'import escort. E dove lavorava la zia? Molto piacere. Salve. Lei chi è? E mi chiamo Gustavo e questo è mio nipote Tommasino. Salve, sono il nipote. Hai capito? Oddio. Io Gustavo la fama, lui si chiama Tommasino Fagioli. Lei chi è? Tommasino che? Tommaso Fagioli. Fagioli. F A G penso la B e altre lettere. Ha studiato un sacco per diventare direttore, quindi capisce lo space. Beh, siete persone che fanno un sacco di soldi a quanto vero. Vabbè, vi siete cucciti una giacca di soldi. Ma sono quelle del Monopoli, è finta. Non tengo una lira. Anzi, ho appena speso $4,000 perché mi hanno investito. Infatti, volevo sporre denuncia. Ma denuncia di che? È denuncia che mi hanno investito. Ma diverse, ma che è questi pantaloni? Vabbè, non c'è bisogno di insultare Franco. Ma signore, ma l'hai giotto se lei va in giro con giacca di soldi, fa vedere che è ricco e poi va in giro sbattendomi questi pantaloni 3D dove vedo tutte le sue forme. Esatto, con i leggings da mamma di Filippo proprio. Avevo finito i soldi per la parte inferiore. Vabbè, se le dà fastidio posso toglierli, non è un problema, ecco. No, non si preoccupi, ecco. Se preferisce faccio così. Sì, grazie, molto bene. Ok. E lei, signor Gustavo, che fa nella vita? Oh, questo è proprio Franco. Che faccio? Raccoglio una merda. Faccio ogni tanto un lavoro che fa che lo compare. Quindi fate i raccoglitori seriali. Raccogliamo. Diciamo queste panchine. Raccogliamo una merda. Esatto. Senti, ma perché non fai un team di sicurezza, Ernesto? Mi sembrano in gamba queste persone. Ma la ringrazio. D'armi, forse. Avete il porco d'armi? Io non porto nessuna arma, hai capito? Come porto le armi? L'unica pistola che tengo la tengo in mezzo alle gambe. Sport. Ma signore, lei è un gomicone. Ho fallito pure in quello. È venuto dall'Italia, è venuto mio nipote. Non tengo manco i soldi, non tengo manco i soldi per pulirmi il culo con la carta igienica. Ma come, c'è la giacca di soldi, scusi, E infatti ogni tanto ne strappo uno. Invece ci si pulisce il sedere? Sì, e anche le mie lacrime. Non è bene invece strapparlo invece comprarci all'import escort la carta igienica? Facciamo pacchi famiglia. Ma l'ingresso. E quando costano? Tanto. Come tanto? Allora, pacco da $12,000 a $12,000. No, senso. Fammi vedere quanti ne tengo. Aspetti. A me mi segna, ma perché c'ho un 1400. Chiami da pigliare una pizza, vieni. C'ho un trattino prima del numero del conto io. Non so perché, c'ho un trattino. Vuol dire sei sotto lo zero. Ma scusa, Ernesto, ma tu sei super ricco, loro come parla essere poveri? Stai sfruttando queste persone? No, assolutamente no, le ho conosciute ieri, devono essere ancora indottrinate nella via della merda. Beh, dovresti farle rigare dritto. Ora sono diventato il king, come puoi notare dal mio abbigliamento. Ho capito, ma fargli fare un po' di soldi pure a questi signori, perché altrimenti qui ci fanno una finaggia. Come umano lei, Franco. La ringrazio, Vabbè, signor Franco, mi hai convinto, gli darò i miei segreti finanziari di business. Un pochino, aiutali, perché altrimenti questi fanno veramente una brutta fine. Lei, signore, di che cosa si nutre e dice? Di che si nutria?
Allora io compro sempre un dollaro. Al supermercato compro questo vino importato italiano, capito? Al Brico? È buonissimo, si chiama Tavernello, capito? Ah, no, ammazza, costa di più questo. Abbiamo il Barolo. Un euro, scusi, due litri. Signore, viene, se viene qua in pizzeria. In pizzeria. Se viene qua in pizzeria, può trovare tutti i drink che vuole, mojito, poi può trovare il Valpolicella. Valpolicella. Ah, sembra un dollaro? Ma sono gratis. No, qua gratis, quando vengono? Posso pagare con i soldi della giacca? Aspettate un attimo, signori. Ammaggio. Voi si vede che siete delle persone per bene, che non delinguono, che avete la pedina fenale pulita. Certo. Per adesso. Siete amici di Ernesto, che insomma lui è un ci grande. Sa fare. Ascolta, ci serve moribondus, ci serve qualche materiale che posso reperire nei cecchioni. Beh, il ferro. I lingozzi di ferro. Nonna, ve lo sennava forte. Allora, signori, se andate. Allora, vi faccio una mega offerta. Ehi. Sì. Dica. Se trovate lingozzi d'oro. No, d'oro. Di ferro ve li compriamo noi. Poi c'è Peppe Pasquale. Che compra la plastica e tutte le altre cose. Se venite da me, io ve la pago di meno, però ve la compro. Oh, ma se ce la paga di meno, perché dobbiamo darla a lei se la paga di meno? E ci può fare un'offerta buona, che so, magari ce la compra invece. Allora, che fare la plastica non ci serve? No, costa troppo, se la produciamo da soli. Ce la facciamo da sole, mannaggia. Basta raccoglierla dal mare, ce n'è un sacco. Ha ragione, vedo, questo è un ottimo progetto di business. Lei diventa ecosostenibile. Sì. Esatto. E bio guadagna. Wow, comunque, allora, zio, quanto ferro abbiamo? Allora, ce l'abbiamo. Io ce l'ho 19 pezzetti, cioè. E io ne ho 14. Ehi. Ci abbiamo pochi ancora. E basta, poi ci abbiamo un po' altra monnetta. Lei il resto quanti lingozzi ha? Poi. Allora, facciamo così. Ce li portate adesso all'import escort e ve li compriamo seduta stand. Magari più tardi. Adesso ve li paghiamo, molto di più adesso. Molto di più, va bene. Molto di più. Ci vediamo all'import escort. Import escort, andiamo. Vai, zio, guido io che t'hanno t'hanno sequestrato la patente, zio. Fa guidare a me. Per me. Aspetta un attimo, aspetta, fermo. Sì, sì. Aspetta un attimo, arrivo. Dottor, mi può dare un passaggio all'import? No, aspetta, c'era moribondo. Bella Puma Snow, grazie mille il sub, Sdrubale, grazie il sub, Lori, grazie il sub, Orion, Frafralo, l'Apollo, grazie il sub, ragazzi. Molto gentile. Hai visto che Ernesto diceva di no, però hai visto? Ho visto. Ernesto diceva no, Vabbè, ok, seguo la macchina, vabbè, la macchina è già sparita. Ah, rimport escort, zio, dove stava pure? Oh, io dai, aspetta, ti metto qua, aspetta, qua a destra era lì, era prima, zio, mettimi il GPS. Aspetta, mi ha detto non conviene, aspetta, mi sta, mo chiamo un coso, Ernesto Cioni. Madonna. Aspetta che lo chiamo, aspetta, Ehi, Ernesto. È un letto, non lo vediamo, non dobbiamo vendere lui. Non io. Ma chi dobbiamo venderlo, zio? Ho capito. Allora scusa, non ci possiamo vedere, andiamo dalla parte. Ma è qua Ernesto! Qua Ernesto! Siamo noi! Fresca rubata! Ecco! Andiamo lì poi esco, perché se Franco sarebbe merda, però non vendetegliello perché fa prezzi di merda. Come va a prezzi di merda? Allora non si preoccupare, ci pensiamo noi, non vediamo un cazzo. Maledetto calabrese. Dimmi, chi è calabrese qua? Boh. No. Lester, sei calabrese. Allora nessuno è calabrese. Abbiamo. Magari dopo la live, Frank, adesso qua non possiamo parlare di queste cose. Comunque sì, provo anch'io GTA.
Nel server no, Frank. Dopo la live su Discord sì. È GTRP, è lui. Qua zio, ma è velocissima sta macchina in confronto a quella a cui siamo abituati. Però quella mi sa che è più veloce. Ma quello io. Piano, piano, piano. Si è portato le arance. Da ieri, Frank, da ieri. Ok. Ecco qua, beh, ci siamo. Siamo arrivati. Aspetta. Ecco, ora un pochino ho bevuto. Addio. Allora. Hai detto che lo dobbiamo, hai capito? Hai capito? Okay. Non dobbiamo vendere questo. Allora, no, non vendete, a meno non vi fa un prezzo superiore a $200 a ferro, non vendiamo. Allora vendiamo solo la nostra munizia. Se vendite, aspetta, cos'è che Pasquale conveniva? E vendi fibre e vetro, anche la gomma sono un posto interessante. E la plastica? Okay. Anche la plastica vendi, sì. A noi il ferro? No, no, voi no. No, no, dateci il ferro. Morbius, quanto mi fai? 104 o 204? 104. Allora 204. Niente. 204 e niente. E i lingotti tanto non li potete vendere. Bla bla bla. Invece sono un king della merda e li vendi. A chi? Non te lo dico, è segreto professionale. Io c'ho chi vendo pure a 220 mi hanno fatto, sai. Vedi, senti. 220. Al massimo chiedo a Franco. Perché se non dire nulla a Franco. Io detengo reddito di cittadinanza, non voglio lavorare meno di 200. No. Allora. Andiamo a parlare con il direttore. Così gli dico anche che fa prezzi di merda? Adesso gli devo proporre una cosa a Franco. Ormai ce l'ho in pugno. Vediamo, eh. Vediamo se vuole fare il business dell'alcol. Mamma, quanta gente c'è qua. Il business dell'alcol, vediamo. Sceriffame. Ah, ma quando si è licenziato lei? Oh, ma ci sta il maresciallo. Allora, non è sceriffo. E che cambia? Che ne so? Non mi sono licenziato. Scusi, è ancora assunto? No, Diego no. È lo sceriffo dell'import. Non sì. Diego ha fatto, no. Ci ha tradito. Mi scusi, Per licenziarlo dobbiamo deve rientrare in servizio. Non posso più rientrare. È come se sono licenziato. Ma scusa, ma tu prendi, vai. No, no, ma non c'è. Cioè, non mi risulta. Sì, io divento sceriffo per caso. Franco, uno dei migliori personaggi fino adesso, ragazzi. Signore, sono molto deluso da lei, sceriffo. Devo picchiarlo. Non ancora, sceriffo. Non ancora. Sceriffo, dammi la resta. Molto deluso. Vabbè, comunque, auguri per il suo lavoro. Hai gostato un poliziotto, ma che vuol dire? Allora, signore, avete questi lingozzi da vendere? Non c'è il pantalone, è vero. Oddio. Ci stai facendo la cresta. Businessman. A quanto volete venderle? 204. Sì, 204. Ma che sta dicendo, Ernesto? Affare chiuso, arrivederci. Signor Franco. Allora, no, quanto è bravo a trattare Ernesto. Conosco un tizio che me lo compra a 220 al pezzo, signor Franco. Io come faccio? Sì, vabbè, 240. Quello no, però 220 è vero. Noi a quando la compriamo... 104. Lei vuole fare $100 in più all'ingozzo. Marco, vieni un attimo. Che ne dici? Ha una proposta questa, No, una proposta che fa schifo. Io sotto i 169 non vendo. Ecco. Guardi, al massimo le possiamo fare 114. No, fa cagare sta contrattazione, mi piace. Non mi piace, no. Non le piace perché a chi le vendete? Fatevi il prezzo. Che prezzo vi fanno quelli che ve lo vendono? 200. Ma non è vero, Ernesto, ma che stai dicendo? Ma te lo giuro sulla mima. Sì. Ma sì? Sulla mamma allora di Filippo, fate, guarda. Che gli possa prendere contrattazione con i lestofandi. 201. Ma io scusa se dici... Voi contrattate con i lestofandi che ve lo comprano a 200? Non sono le stofanti. Sono le stofanti, no. Allora, sono le stofatti. Licenziate! Ma non lavoriamo per lei. Licenziate! Ma non lavoriamo per lei.
Allora, vi posso dire una cosa, signor Franco? Allora, io sono andato a quel posto, come si chiama? Quello. Vabbè, non disse che niente, sono stato un amico mio. Un amico mio mi ha detto che. Che a 220 gliel'ho venduti l'altro giorno, hai capito? Vabbè, sì, lo so che i gangsters li conoscono. Non so gangster, no. Era un gentiluomo, no? No, assolutamente non è un gangster. Non è un gangster. Chiamiamo l'FBI. Che sono gangster. Scappiamo. Chiamiamo la Diaz. Chiamiamo la Diaz, ma non c'abbiamo droga. Ma che diavolo chiamare? Chi è quelli che è contrabbando? Ma che ne so io? Allora, signor Franco, parla di contrabbando? C'ho un'offerta per lei, ok? Mi dica, un'offerta. Allora, io, come dicevo, lavoro con l'importamento del vino, capito? Cioè, vino, certo. Allora, che ne pensi? Io a lei fai importare scorta di vino? Le porto le bottiglie del vino e lei le rivendi, Che ne pensi? Che ci faccio con le bottiglie vuote? Se le scola? No, le bottiglie, questo non glielo posso assicurare, capito? Cioè, signore, se lei mi dà le bottiglie, ma poi non prendeva i brecchi? Ma che brecchi io prendo? Che ne so, io Tavernello non capito. Era venduto a brecchi? Forse prende il gotto d'oro. Le sbratte, tutto quello che c'è, non importa, io compro tutto il vino che si può, hai capito? Ma se lo bevo lo rivende? 90% beve. 90% beh. 10% lo rovescia. Quindi non ci rimane niente. Potrebbe essere un affare per lei, capito? Lo vuoi rivendere le bottiglie? Ma le bottiglie vuote le rivendo? Sono comunque un'arma contundente. Le spiego, allora, qui c'è tutto marketing, hai capito? Io sono esperto di marketing. Allora, lei deve dire io vendo bottiglie di vino, mica deve dire che sono piene, Lei che dice, signor Moribondus? Cosa? La proposta del signor... Lei non è attendo? Buonasera a tutti. Arrivederci. Ciao, grande allora, dipende dalla quantità di vino che troviamo all'interno delle bottiglie. No, cioè. Dice niente. Ho un pochino, neanche dai. Forse il fondo di bottiglia. Se lo giungia tutto. Cioè, con 10 bottiglie riusciamo a fare mezzo litro almeno? Allora faccio pensare, aspetti, gli faccio un schifo, conto. Ma cioè non è che possiamo mischiare i vini e poi rivenderli. Vabbè, lo stesso vino. Ma che figura ci facciamo? 10 più 10 più 10 più 10. Allora, ma poi c'è tutto succiato dal signore. Con 100 bottiglie ci fate una bottiglia intera, capito? Con 10? Con 100 bottiglie ci fa una bottiglia. Dobbiamo strizzare praticamente. Esatto, sì. E quando ce le venderebbe 100 bottiglie? Cioè, fatevi pensare, a me 100 bottiglie mi vengono a costare abbastanza, capito? Quindi chiedo prima detto che vabbè, ma lei ce ne da vuote, 100 bottiglie vuote, quando poi ce le mette? Facciamo 100, facciamo 10.000 dollari. Ma signore, scusi, prima ha detto che le costava un euro una bottiglia. Vai a vedere, non sa niente. Scusi, dimmi la cosa, quindi una bottiglia di vino, una ottimo bottiglia di vino mischiato ci costa 10.000 dollari. Vai che fai conti in tasca quello, Questo è un insulto a pubblico, È un insulto a pubblico. Ma non io è ufficiale, però, Non è ufficiale. È solo pubblico. È pubblico. Allora, signore, ci date... Che... Ci vende l'ingozze? Ehi, dai, allora, mi devo aspetti, ci confrontiamo con uno solo. Ecco, venite. Allora. Mazza che puzza. Non sono stato io. Nemmeno io, è stato Smorgus. Un po' di contegno. Il direttore ha visto che lo voleva pregare, Infatti, meno male quindi che sei rimasto bello accorto. Allora salutiamo i fan. Signori, ce ne andiamo, torneremo quando avremo il business. Vabbè, allora per voi gli affari qui sono chiusi. Per quanto? Per sempre, anche Beppe Pasquale sempre. Non comprerà più niente. No, ci ho appena fatto amicizia. Non comprerà più
niente. No, mi conviene venderci il farlo. Frank, non dire così, siamo amici. Giocavamo in vero, non c'era amici. Ma sì, giocavamo con il dito in culo. Siete tre le stofandi. Frank è bellissimo, ragazzi. È il personaggio perfetto per me. Mi soldi, mi bagna, capito? Che famiglia. C'ho la famiglia, io c'ho il mio nipotino. C'è il nipote, sono io il nipote, eccomi, sono io. Lei non può lavorare, signor nipote? Ci ho provato, mi hanno licenziato ovunque. Vieni da Napoli, non sa lavorare. Avevo una bancarella di dove vendevo carte di Yu-Gi-Oh, ma me l'hanno bruciata. Tipico del posto. Ah, meno male. Ma come meno male? Mi dispiace. Signor allora, Franco, non ha nemmeno un po' di umanità a lei. No, non è vero. Perché mi dici qui? Non è vero. No, però. Scusa, non pensavo fosse così. È veramente troppo sensibile. Che vuoi? Gli faccio un po' di ego boost per fargli tornare il sorriso. Sei un grande, Franco. Sei un grande, ricordatelo. Grazie. Voi lo sapete fare questo? Qua è. Che cosa? Cosa? Presidente, oddio! Franco, dippe, adesso a destra, guardi così. A destra, tippe Franco, sinistra, destra ancora, poi di nuovo sinistra, poi fa giretto, fianco. Mi piacciono un sacco questi balli popolari. Bravo, sembra la mamma di Filippo quando c'è il vibratore del culo. Voi sapete fare un balletto tutti insieme? Io so fare questo. Vediamo. È l'unica cosa che ho imparato. Bello però. Non ho altre abilità. Fate quelli in barista, siete pronti. Guarda, che cos'è quella la carta che tocca le mutandine? Zio, ma aia! Siete pronti? Guarda qui, guarda. Guarda la bottiglia, guarda come sta l'equilibrio. Zio! Zio, mettimi giù, zio. Zio, non in questa posizione, zio. Bravo, dai. Zio, quelli barista. Ops. Esatto. Lo zio mi ha shakerato. È colpa dello zio. Vabbè, io faccio invece la danza del mi sudano le palle e me le scuoto. Vabbè, Ernesto ormai lo conosco come balla. La 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 la. Quindi se lingotti volete venderceli? No, quando pare no. No, ma torneremo prima o poi. Va bene, allora buona fortuna, signore. Che lo spazio-tempo sia con te. Vado a salutare Pasquale. Cioè, che non avrà più niente a che fare con voi. Questo lo dice lei. E tra 10 minuti possiamo. Ah, perché? Siete bandiere. Okay. No, bandiere. Pure da qui. No, per favore, non tengo più posto dove andare. Va bene, non ci preoccupi. Allora lei non è solo bandiero, ma le stofande. Okay. Va bene. Lesto farò. Ho sempre voluto un fante. Aspetta, andiamo a vendere a Ciccio Bello qua. Allora. Plastica, vetro e fibre. Meglio che niente. Quanto ho fatto? Ok, allora. Dobbiamo andare a fare un meeting di lavoro. 1.800. Va ci bene. Siete. Vai col meetings. Prima cosa ci vuole un veicolo aziendale. Ma belli questi, io vorrei questi veicoli qua. Non lo avete? Non sarebbero male. Però non so di chi sia, prima se ne accorga il proprietario per favore. Andiamo. Quanti posti ha sto? Mi sa che ne ha 2. Allora, posso stare dietro. Fammi vedere. No. Babbo, vi seguo. All'ufficio qua, che è qui dietro. Questa macchina è devastata, ragazzi. Non va più. Ah, ma sono salito la parte sbagliata. Ecco. Un po' rotta la macchina. Sta già fumando, ragazzi. La prossima cosa che tocco si scassa tutta. Bella Vendor Wolf, I'm Fede Pumasdo, grazie ai sub, ragazzi, molto gentili. Franco top personaggio per adesso. Piano. Ah, dove ci sta portando? Ha detto a fare business.
Andiamo a vedere. Comunque tutto ciò non ci abbiamo comunque una lira, ragazzi. Ci abbiamo speso 4.000 dollari perché il tizio ci ha investito. Madò, che caldo. Aspettate, accendo. Ah, è iniziato. Ma che regola? Quale? Questa? Ma non credo proprio. È vero, sono pieno di erba addosso. Oh, ma si rovi. Prego, parcheggia pure, non in mezzo alla strada, e se no ci fanno in multa. Vabbè, ma mica mia la macchina. Hai ragione, sei un genio. Zio, allora, ma teniamo tutta la marijuana noi in tasca. Come abbiamo marijuana, se ci abbiamo ancora... Dovete vendere della marijuana. La vuoi tu? Ma sì, quant'è, dipende. E un due panetti adesso. Ecco, che bella casa che hai. È casa tua questa, bella. Filippo. No, non è mia, è un po' di tutti. Chi si vuole fare viene qua. Ecco, perfetto, meno male. Lì ci ho sborato un po' di volte, oddio. Oh, è schifo. Che cazzi tu, che cavolo. Ma è pieno di scarafaggi. Mamma mia. Deve esserci cibo buono. Che monnezza qui, oh. Che monnezza. Ah, che business dobbiamo fare. Allora, signori, oggi da oggi mi sono autoprogrammato il re della merda, il Kings. Come potete vedere, ho cambiato abbigliamento e sono ancora elevato ancora di più il mio stato sociale. Ok, perché indovinate quanto ho raggiunto sui miei conti in banca? Quanto hai raggiunto? Indovinate. Ieri era 200.000. Bravo, Tommaso. Bravo, anche te, Gustavo, siete grandi. 200.000 raccogliendo la merda e truffa e facendo assistente per l'avvocato. E anche voi potete fare queste somme se acquisterete i miei corsi. E quanto costano i corsi? Per voi sono gratis. Allora, buono, anche perché tanto non teniamo una via per pagare. Bene, a prima lezione del corso del re della merda. Ciao Sara, non grazie al sub. Non comprate una macchina, perché grazie la benzina mito. Costa troppo. Vedi zio, mi ha fatto fare il pieno con 3.000 dollari per una macchina che non stiamo nemmeno usando. Vedi, questo è sbagliato. Tenetelo bene a mentes. Io poi la comprerò più avanti una macchina perché sono il Kings, ma inizialmente finché siete dei playbase della merda non vi conviene. Seconda lezione finanziaria. Ogni cestino è valido per fare soldi. Quindi se vedete un bel cassonetto, non fate timorire dalle persone intorno. Voi buttatevi sopra e raccogliete la merda. Quelli sono soldi. Fotte sega se vi guarda male e razzolate nel sudicio. Vabbè, un bagno di umiltà. Esatto. Ho capito. Terza lezione. Attento agli sbirri merdosi. Perché loro, se ti beccano razza da nessuno, ci ho sentito dire ti fanno 80.000 dollari di multa. Ma scusami, però. È proprietà comune il cestino. Che adesso non puoi prendere roba al cestino. A me mi hanno beccato una volta, ma io gli ho fatto una super cazzo. E mi hanno detto che forse questa è pubblicità pubblica, quindi puoi razzolare. Però un giovane mi ha detto che l'hanno beccato anche se era sotto un ponte. Quindi altrimenti il pubblico gli hanno fatto 80.000 dollari di multa. 80.000 dollari, ma è... Gli scappa subito, capito? Gli essere veloci. Esatto, essere veloci oppure essere lesti e intelligenti. E ci devi andare con la moto oppure ci vai con la macchina piccola, capito? Quella che si infila i vicoletti. L'acqua, la bevo. Scappa, capito? Gli scorre velocissimo. Esatto. Bisogna che tu sia sveglio. Se no è... Con lo zio becchi male. Guarda, se vuoi c'è qualcosa avanzato sul tavolo. Aspettami, fa una pippata. Non c'è, scherzato. E dove erano rimasti? Quarta lezione, era giusto? A me lo allora, chiedi, io sono stato bocciato. Quarta lezione. Il ferro non vendete dall'import escorts perché ti fanno un prezzo di merda. Ho venduto a 200 e pezzo a l'armeria. L'ho venduto. Anche la gomma. La gomma non vendete dall'import escorts, ma vendete all'armeria 65 dollari invece 45.
Ah. Il resto plasticame, fibre e non so che altro c'era, vetro, ancora devo valutare un po', da quello che so i bravi ragazzi, quelli laggiù presente, quelli nel sud Suede. Ehi. Ma chi gli ha... i miei amici nostri, hai capito? I giovani, quelli là che si pippano di tutto. Quello di ieri, perché sei quelli là i primi. Sì, sì, mi ricordo, certo. Loro, da quello che so gli interessa, per oggi ho beccato Goffredo che gli era l'ultima ruota del carro e non sapeva dimmi i prezzi. Quindi investighiamo e facciamo un business plan. Oh, l'altro giorno quando sono andato ai cosi, quello cinese, ho orientato là. Ho toccato il Giacomo, grazie di sub, gentilissimo ragazzi. Grazie mille. 180 un pezzo di plastica, hai capito? 180! Ehi, e 220 per il ferro. Uè! Hai capito? Al meccanico! Il meccanico, hai capito? Ma gli stessi pezzi di merda che ci hanno fatto pagare $7,000 la riparazione. No, non so quelli, no, un altro meccanico. Ah, ok, quelli lì, mamma mia. Bene, ottimo lavoro, quest'anno. Questi prezzi sono ottimali. Come il copre, che devo fare? Questo capito. Audio. Quello che sta qua, gente, come ho detto, con la ruota. Scansione musica automatica, sì. Ok, ma è aperto, perché non si trova aperto. Tira quando applicazione, come musica, qua. Andiamo a fare un altro lato. E altre strategie? No, mi vogliono vendere una pistola a $80,000. La compriamo. Ehi, aspetta, 80.000. 80.000 soldi sporchi o puliti? No, puliti. Puliti. Sono sporco. Ah, compro subito. 80.000, sì. Ma il mio piano è quello poi di farmi assumere come guardia del corpo e scroccare altri soldi da Francos. Però serve il porto d'armi, lui dice. Però se falsifico e faccio un foglio con l'avvocato, magari è un sì, basta una firmetta di qualcuno che non si conosce. Sì. Perché so se lo sapete voi, ma il porto d'armi costa $80,000. $80,000 più altri 80.000 per la pistola. Esattamente. Ma boa. È una cosa impressionante, guarda, lascia perdere. Faccio prima a tirarmi giù i pantaloni e usare quella. E quindi non conviene più di tanto, anche perché non so se passerò, perché prima c'è da fare i test dal dottore, si scopre che mi faccio di crack e mi picco l'intonaco, finisce male. È un casino, non ti conviene, capito? Non ti conviene. Se te ti si vede da 3 km e sei un tossico che si beve la birra. Io penso il tavernello. Se uno ubriacone si sente la fiatella d'acqua. Mentre Tommaso, non so, forse lui potrebbe prenderla il porto d'armi. Sembrava ragazzo. Sembra affidabile, sembro ricco. Però vieni a Napoli. Oddio. E basta falsificare la patente. Ne compro un'altra. Right. Sei proprio un genio. Sì. Va bene, allora direi che questa prima lezione meetings del Kings della merda finisce qua e ora dobbiamo andare a fare i soldi. Evviva! Un applauso a noi! Aspetta, un applauso. Una cosa. Certo, puoi parlare. Ti voglio bene. Dai, zio, sempre così. Voglio bene a tutti. Zio, dobbiamo andare, zio. Ascolta, dobbiamo andare, zio. Qual è il tuo numero sessuale preferito? È 252, quello è il mio numero. La posizione preferita. Guarda, ho dato una Peroni perché sono un dio buono. È un re buono, non sono un Peroni. Grazie. Devo arrivare a $600,000 per comprarmi una casa vera. Costano un sacco. Meglio fare gli abusivi. Bene, ora reperiamo una macchina. Ma perché non vanno bene queste? Ma voglio una multivolume. O se no qui ci sono i cestini, se vuoi già arrantolare qualcosa. Ci stanno i cestini. E allora andiamo a piedi. A piedi? Ma facciamo un giretto. Dobbiamo i cibi che ci sono qua, cerchiamole, dai. Vediamo se c'è qualche cestino. Cestini.
E comunque è incredibilmente difficile fare soldi, ragazzi. Non ho capito se è un attacco epilettico o stai dicendo qualcosa. Parli dello zio. Zio sta dicendo cose strane. Non so se mi sta per vomitare addosso. Può essere, può essere. Che cose strane sto dicendo di fai. Ma questi stanno tutti contro mano. Spostatevi. Cioè... Sinistras. Oddio. Destras. Prima ci serve una moto. Visto diverse, ma anche più di una se ne proverebbe, secondo me, i bikers. Perché ci serve una moto? Perché ci muoviamo più veloci. Eccola. Oh, pezzo e merda. Questa è un'appropriazione indebita. Merda. Ok. Beh, ci penso io. Colpo, no, che fai, merdoso? Merdoso. Taglio le mazzate. No, no. Ah, aia. Aiuto. Lancia la miseria, doveva starmi lontano quando mi parti il crack picchio tutto. Ah, ho tirato giù un'altra volta. Sto sanguinando di nuovo, zio, tra poco non vedo più niente. A breve non vedrò più niente, zio. No. Faccio l'equilibrista l'altra volta. Altri soldi. No. Cavolo. Non dovevi avvicinarti. Andiamo dentro sulla moto. Ma è un gran casino. Come si fa entrare sulla moto? Dove lo mettiamo? A casa mia si funziona così. Mettimelo sui groppone. Avevo la macchina. Macchina. Ma c'è la miseria. Mi sentivo a casa per entrare sulla moto. Che cavolo. Zio, sento che sto per svenire, tra un po' non riuscirò più. Aspetta, aspetta che c'ho. Quello mi piace di più, aspetta. Zio, sto a morire. Aspetta, aspetta, che ci penso io. Fai cadere questa saracca, levati. Gustavo, ci penso io, allontanati, Gustavo, levati. Mossa finale della mazza. È il fratello di Franco, ragazzi. Wow, ma è fortissimo. Una serie alzato. Merdoso. Ok, ci penso io a te. Andiamo. Andiamo. Sono io. Abbiamo preso il minivan della signora. Non vedo più niente. Non vedo più niente. No, la cecità, ti prego, no. Sono il culo di fuori. Che cazzo è successo? Non ci voleva questa storia. No, zio, no, è tutto buio. È tutto buio. Morto. Raccattalo, vai. Oh, cazzo, io adesso. Abbiamo il cavolo. E niente, ora siamo svenuti ufficialmente, ragazzi. C'ho mezza chiappa di fuori, ragazzi, guardate. Gustavo, conosci qualche canzone? Guarda un mostro sulla sinistra. Mamma mia, guarda che roba. Ok, vabbè. No, ragazzi, altri soldi. Vabbè, questa la facciamo. Facciamo pagare all'assistente, ragazzi. Aspetta che uso lo speaker di Tommasino. Tommasino, ti rubo lo tuo coso, la musica è quella che c'hai tu, hai capito? Ti rubo quella, falla partire. La facciamo partire. E più la musica, Tommasino. Che bello. E più la musica. Ma non penso mi sentano. Vabbè, la canto io. Siamo perché sono i parti. Tanto sono più morto di così. Ma non posso parlare. Oddio santissimo, che sta succedendo? Oi, scusate, mi era cascata la sigaretta tra le palle. No, che disastro. Vada bene queste macchine americane. Che disastro. No. Porca miseria. No. No. Pure lo zio, ragazzi. Pure lo zio, ragazzi. Puttana miseria. Ma Gustavo, la cazzo di cintura.
Maremma no. delle Rose, mi tocca chiamare. Niente, se l'ambulanza non può arrivare sarà... No, come il contrario. Se noi non possiamo arrivare dall'ambulanza, sarà l'ambulanza arrivare da noi. Evviva. Allora, che disastro, ragazzi. Non riuscivo mai a comprare una pistola su sto server. Ambulanza. Grazie Erasmus per il sub, molto gentile. Grazie mille. Ah, perché vedo lo zio Gustavo in piedi, tutto buggato? Sì, dottore, c'è stato un multiplo incidente qua. Sì, è all'altezza di, dell'incrocio è del 925-920. All'altezza dell'incrocio 925-920. No, no, sono io e ci sono altre due persone qua a terra che non si mettono la cazzo di cintura. Non c'entro niente, ma ti ha dato una mazzata in testa. Sono poveri loro, non fateli pagare tanto, cioè. Bene. Gustavo, stai giù per cortesia. Ah, io, il crack mi sta rallentando, porca troia. Ecco. Che disastro. È pist, ma dammi, dimmi... Che casino, e ora? Non so anche chi sia. Vabbè. Mi metto a aspettare, c'ho la sedia, ma sì. Che è successo ai show speed? Oh, via, metto 19 milioni in ospedale. Ecco qua. E waitiamo. Non so manco chi sia. È uscita la show in live. Cioè, ma è uscita per sbaglio? In che senso? Quanto ti costa sta morte? Boh, tantissimo. Come sempre. Madonna santa, un'altra ambulanza. Spero non venga quell'altra. Reddito di cittadinanza $100, benissimo. Bisogna forza far scuola dei medici. Sì, eh sì. Il concetto è tu. E questo è l'inno del corpo sciolto. Lo può cantare solo chi cade molto. E se vi stupite, la reazione strana. Perché cade soprattutto cosa umana. Noi ci svegliamo e dalla mattina pa, 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 il corpo sogna sulla latrina. Le membra riposano in mezzo all'orto. E questo è l'inno, l'inno sì del corpo sciolto. Ci han detto viri, brutti e schifosi, ma son soltanto degli stitici gelosi. Ma il corpo è lieto, lo sguardo è puro. Noi siamo quelli che han cacato di sicuro. Pulirsi il culo da gioie infinite, con foglie di zucca di bietola o di vite. Quindi cacate, perché intento, dimostrato, ragazzi. Ci si pulisce il culo sopo dopo aver cacato. Evviva i cessi, siamo benedetti. Evviva i bagni, le toalette, i gabinetti. Evviva i campi. Quanto cazzo ma va? Mare. Viva la merda e chi ha voglia di cagare. E se parlo con demente un fetto ignorante mi levo la giacca e gli fo la cacca. Non faceva così, non me la ricordo più. Il bello nostro è che ci si incazza parecchio e ci si calma solo dopo averne fatto un secchio. La voglia reggere per una stagione e con la merda puoi far la rivoluzione. Pieni di merda andremo a lavorare, poi tutt'altro si fa quello e ci pare. A chi ci dice, te fai questo e quello, gli cacaiamo addosso e gli copriamo fino al cervello. Non sono mai stato così giocondo, viva la merda che ricopre tutto il mondo. È un mondo libero, un mondo squacquera, perché squillacquera di qua e di là. Cajone, merdone, stronzone, puzzone, la merda che mi scappa, si spappa su di te, zan zan, basta. Va bene, è finito. L'inno del corpo sciolto, beh, è una roba che conosciamo solo i toscani, vale. Ragazzi. A
notte ti puzza il culo, non me lo hanno usare. No, ma sono morti loro, ma ha ammazzato lui. Ah, ragazzi. Ci si mette comodi. Io sono campano, attenzione, proprio come Tommaso. Ma l'aveva capito il gifinizzo e sono qua questi incroci. Ti ha ammazzato lui in che senso? Cioè la mazza da baseball in mano, doveva picchiare un tipo. Cosa sta facendo lo zio, ragazzi? È impazzito lo zio, no! Ma non lo so, Sergio, che succede. Comunque dicevo, mi ha ammazzato Ernesto perché stava picchiando un tizio con la mazza. Però, visto che, insomma, la mira su GTA 5 un po' tutta cazzo di cane, ha menato me, l'ha ammazzato. Farmi una sega in un cespuglio. Quanto c'ho il libriccino d'amma di Filippo. Vabbè, aspettando i minuti, ragazzi. Non puoi chiedere i soldi perché non te lo ricordi. Però lo zio ha visto che mi ha menato lui, scusami. Posso chiedere allo zio? Poi in realtà poi hanno menato, cioè, lo zio, però lo zio lo sapeva che... Cioè, cosa è successo dopo, capito? No, Rasmus, non tornerò. Voglio Ernesto che suonerà il telefono. Fate la clip e salvatevela. Boh, guardiamoci la luna. Ma la luna sta andando verso sinistra. Sta scendendo. Hai trovato un modo per fare soldi? No, li abbiamo solo spesi da quando siamo arrivati. Abbiamo iniziato 5 minuti dopo, ma ha investito un camion della monnezza. Boom, $4,000 pagati alla sanità. Adesso mi ha randellato di botte per sbaglio con una mazza. Boom. In questo caso Twitch non è uno streamer che io so. No, se dici lo zio si chiama Clapperone. Ernesto non stream. Io l'ho chiamata l'ambulanza, non lo so. ...58 secondi, ormai mi rianimo da solo. Oh! No, non mi dire che è quello di ieri. Dottore, ci siamo. Non mi dire che è quello di ieri. Ecco qua, sono qua i due pazienti. Oh, cazzo. Sì. No, è quello che ci ha ribaltato, ragazzi. Merda, mi sto facendo una sega, me lo scordo dai pantaloni dietro l'asso. Attenzione. No, non in quel punto, dottore! Tutti lì lo fanno. No! Qua non c'ho più soldi, ragazzi. Come si sente? Come si sente? Mi faccio vedere un attimo. Allora. Molto male. Ora che ho visto il conto, molto male. Quanto hai speso? Ho speso 4.500. Puttana, ti faccio il rimborso speso. Oh, almeno tornerò in positivo. Sono un Kings buono. $4,000 ti do. 500 t'attacchi, cazzo. Va bene. Immagino se ne rischi del mestiere. Esatto, devi stare lontano. Zio! Come si sente? Chi è questo? No, c'è Caparezza, grande. Come si sente? Oh! Buonasera. Chi sei? Signor Caparezza. Come state, ragazzi? Male, mi hanno appena rianimato. Sono Sebastiano Trippa, molto piacere. Chi tu sei, scusi? Sebastiano chi? Trippa. Ah, si vede? Sì. Oh, ma come sei maleducato? Non sono maleducato, sono schiatto e onesto. E tu invece... Non essere schiatto e onesto, no, è una bella fiatella, eh? Grazie, tu chi sì, sei, bene, baffo signore? Lungo? Moreno, ecco. L'ho stirato. Ah. Che coincidenza, hanno stirato pure a me. Però già, ma no, sono stato io. Diciamo che abbiamo pure trovato il medico perché era un po' in difficoltà. L'abbiamo trovato qua per strada. Ho notato. Grazie, meccanico. Se figure. Di nulla. Siete meccanici. E non avete bisogno, no. Io continuo a lavorare.
Ma il signor qua però, ragazzi, so chi è, lo conosco. Mi ha messo lei... in dito e poi non so. Io sono Tommaso Fagioli. Anche a lei, dottore. C'è bisogno dello spelling. Ah, boh, magari non aveva capito. Beh, comunque, non siamo meccanici, però possiamo farlo. Sai, il suo collega sta messo un po' male. Che succede, Aparez? Mi sa che... Oh, scusate, a volte capita. Vabbè, comunque, anche lo zio così. Siete davanti al King della Monnezza, quindi parlatemi con rispetto. Sono Mister... Non era il King della Merda? Della merda, Regine, scusa, è che l'influsso napoletano mi sta pervenendo. Ma lo zio è ancora sdraiato, zio! Merda, ma da dove viene lei? Io vengo da Borgabugiano. Borgabugiano? Non l'ho mai sentito. Grande storia. Fai un fischio al merda laggiù che c'è ancora a terra il gran... Ma... Questo ragazzo è pieno di erba addosso. Oh! Moreno è pieno di erba addosso. Pieno d'erba? Sì. Perché metti le mani in tasca, Trippa? Io spero non mi faccino doppia fattura. Oh, ma come permette a toccare lo zio? Avete una cartina per caso, ragazzi? Per faccia vedere. Trippa si stressa molto, quindi ha bisogno di fumare. Vabbè, se vuole c'ho la cartina che raffigura la bomba. Oppure Trippa, c'ho quella banale. Col dollaro. Sì. Lontanati, per favore, lo facciamo respirare un po'. Sì. Ma no, aspetta, faccio lo scherzo allo zio. Zio, senti qua. Ma diventa un vampiro. Non l'hai resuscitato. Grazie, Sebastator, scusa, grazie del sub. Ah, bel mestiere, anch'io faccio quello. Cioè, no, io faccio l'assistente dell'avvocato. Assistente dell'avvocato e re della merda. Collega, come ho fatto 3 medikit al signor Gustavo, però ancora non è in vita. È grave? Mi sa che hai bevuto più del solito, lo zio. Gustavo, sei un grande, non mollare. Gustavo, siamo tutti con te, grande. Ma Gustavo, devo portare in ospedale? Ho già provato a tirargli un calcio sui coglioni. Sì. Ti prego, Gustavo, non si vuole, non si sta alzando. No, mi scusi, Doc. Basta, mi scusi. Oddio, zio! Ave Maria! No! Ma l'ha rovinato ancora di più, Trippa! No, tranquillo, a breve si riprenderà. Sì, Trippa un po' irruento, ma vedi che c'ha il fatto suo, Dice che funzionano le sue tecniche mediche. Sì. Quando tocca le palle, come le tocca lui col suo piedino patato. No, gli occhi sono chiusi, collega. C'era una zingara sotto il ponte, faceva le magie. Vediamo se riesco a fare. La reazione più lenta di sempre. Ok, ora sono aperti gli occhi. Procedo, medico. Sacabulla, sciacabulla, bidibadibu. Wallahal. Ok, lo porto in ospedale. Padre no, non tengo più soldi per pagare, zio. Ma come ospedale? E niente, ragazzi. Medico, una domanda. Se lei mi sente. Ma non è che tutte le volte che lei applica i medikit e gli sta dando... Le volte che mi succede. Di fare le fatture. È la prima volta che mi succede. È un poveraccio, ci vuole un rimborso, se gli hai fatto il colpo. Adesso ho aperto gli occhi, lo vedo che ha aperto gli occhi. Zio! Come si sente, signore? Zio! Signor zio! Vedi, zio! Si sente bene? No, secondo me deve essere un rigor mortis. La porto in ospedale. Andiamo in ospedale, dai. Vedi, avevo detto di non mischiare il vinello con la grappa. Ma la cintura, Marimma delle Rose. Ma nel 2023 non ci si mette la cintura, puttana suma. Dai, salite, squaccole. Vai, la macchina è nuova, allacciatevi bene. Sì, l'ho rubata la signora. Si vede che Trippa si definisce il driver della gang. Sì. Quindi dovresti far guidare Trippa. Ah, sei un driver? Sì, sono un driver. E perché c'è la patente? Poi esci anche. No, da piccolo facevo delle gare clandestine. Da vetro? Beh, mi chiamavano Nello. Ma stai andando all'ospedale? Sì, ci schiantiamo. No! No, hai fatto un casino. Non aveva messo la cintura.
Siete delle fave con due gambe, cazzo, però. Cazzo, era per andare all'ospedale, ma ci andai veramente tra poco. E tu cammina, testa di cazzo. Mica, ti stavo guardando, ma ti stavo mettendo il GPS. Vabbè, dai, è andata bene, poteva andare peggio. Esatto, poteva andare come lo zio. Ecco, appunto. Guardate il lato positivo. Meno male non è stato un frontale così violento. Ui, sburri. Oh, merda, mica ci lampe. Facciamo finta di doverci cagare addosso. No, ma dove sono? Allora, mi scappa da cagare, reggetemi il gioco. Ok, ah, ok. Ah, la merda, arriva, la merda, puttana miseria, che male lo stomaco, c'ho la merda, mi esci dal culo. No, no, penso. Signori! Cosa sta facendo? Buonasera, stavo coprendo il collega che sta a cagare. Sì, ma non guardi. È un momento, scusate, privato, no. Questo, un momento privato, ma non guardate. Hanno dato l'autorizzazione dalla polizia ad andare in giro conciati così? Attio, sceni in luogo pubblico. No, non guardate, lasciatelo fare, oh. È un reato, ma come si permette? Sta discriminando il nostro look. No, non vi sto discriminando, semplicemente pensavo ci volesse un passepartout per andare dai, in giro conciati così. Vestiti, dai, visto che è così ricco. Ricco? Dai. Io sono povero in realtà. È già tanto sì, che abbiamo una charger. Pieno di tatuaggi. E quella collana d'oro, mi scusi, occhialino. È stata rubata, sono, vero? Sono graffette delle botte delle lattine. Sentito? Di... L'ha dichiarato, collega. Ha dichiarato di aver rubato la collana. Non mi pare di aver dichiarato nulla. Allora sto mi sono morendo. Sbagliato. Secondo ha me bisogno di un medico? Baffo, lei. Stiamo andando all'ospedale. Cosa stanno facendo così? Doveva fare il suo bisogno, ma tutti a guardare, ma un po' di privato. Chi guidava questo veicolo? Elvis Presley? Quello là con la maglia bianca. No. Quello lì con la maglia bianca. Quel pazzo quello lì laggiù. Dietro? Sì, sì, sì. No, no. Mi sa di truffa quello che dite, eh? Qua quello sta anche scappando. Qua sta scappando. Gianfranco! Gianfranco, assumite le responsabilità. Tolti i pantaloni. Vabbè, signori, è meglio che andiamo, dai. Vi lasciamo le vostre cagate di gruppo. Abbiamo perso l'autista, Gianfranco è scappato. Buon lavoro. Inseguitelo. A voi, arrivederci. Quei merdosi. Senti, Caparezza, vuoi guidare te? Guido io, dai. Vai, Trippas. Ale. Arrivederci, Illustri. Non ci investa, poliziotto. Andiamo a vai, vai, Trippas, seguili. Mi raccomando, comunque, allacciate. Trippas, se li facciamo svenire, puoi mettergli le mani in tasca. Sì, è vero. Vai. Ma sta parlando con noi? Ma chi? Chi senti? In che senso? Sì. C'hai le voci in testa, Tommy. Dov'è la metto? Tommy, ma una qualche truffa la vogliamo fare? Io voglio fare il gangster nella vita, certo. Ma ti servono soldi, quindi bisogna truffare. Se continuo a pagare l'ospedale non ce li ho. Infatti, ma poi dobbiamo recuperare lo zio all'ospedale. Sì, ma dove state lo zio? Andiamo all'ospedale, ho messo i GPS. Cintura, signori, cintura. Per la cortesia vostra e la mia. Questa è una bella disdetta, ora. Questo catorcio non cammina. Lo so. Non è mio, però. Puttana miseria. Secondo me dovremmo gestire un racket di cestini dei sudici. Tipo ognuno si prende una secondo zona. Secondo me dovremmo tornare indietro a recuperare quella macchina viola lì che abbiamo lasciato là e cercare di venderla qualche pollo. Ottimo, geniale. Siete nel business delle macchine? No, delle truffe. Geniale. La macchina non è nostra. Genio. Tommy, noi vendiamo le macchine degli altri. Facciamo credere che se le comprano, gli diciamo va a mettere nel tuo garage, vedrai che andrà tutto bene. E poi ce la svigniamo con i soldi. Ma questo qua è geniale. Secondo te perché mi chiamano lo stirato? Perché? Castelletti. Cosa vuol dire stirato? Sono stirato sul lato strada. No, si stira pipotti, ragazzi. Che sa nessuno, ragazzi. Sì, sì, il ferro da stiro è sempre caldo. Grazie. Grazie, miser. Ferme, mi sta chiamando lo zio. Sentiamo lo zio. Ave Maria. Pronto, zio? Zio, pronto? Pronto, zio? Hanno sbagliato numero. L'hanno hackerato. Ci sono gli hacker in giro. Stanno richiamando su Google. Pronto, zio?
ecco perché non li trovate. Pronto, zio? Oh, ma lo zio è ubriaco. Madonna, oh. Vedi sti quarantenni a dargli i telefoni? Che succede? Vabbè, no, comunque io ho comprato il telefono da un negozio del 24/7. Ma ha scritto aspetta. Mannorian matto! Come osano? Venite all'ospedale. Stiamo arrivando. Venite all'ospedale. Occhio. Ma signor merda, per caso c'è, questa macchina può essere a 5 posti? Sì, sì, c'è i 5 posti in mezzo. Ok, ok, perfetto. Ci vanno sta un po' in collo uno sopra l'altro. Sì, sì, sì. Seduta particolare sul cambio, mi pare sia. No, no, c'è il quinto posto dietro, diciamo. Un po' particolare, però ci si sta. Vede quanto è, signor merda, qua. Ma c'ha il muto lui, se non mica io. Che coraggio. Zio! Oh! Zio! Salga, zio! Ma che cazzo ha detto? Ma lui parla così. Zio, sali in macchina, c'è posto? Zio, se vai ti metto sulle mie gambe. Cioè, ti devi sdraiare dietro. È sempre così lo zio quando si riprende una bevuta. Grazie. Ma chi sono questi, zio? Sono nuovi amici, zio. Ci ha detto che ci fanno entrare nel business delle macchine. Dai, zietto, vieni che andiamo a fare un giretto. Mettetevi la cintura. Io mi chiamo Gustavo La Fava. Gustavo La Fava. Dai, andiamo in concessionario, ci serve una macchina. Ma che io conoscevo un Gustavo La Riga. Non è che siete parenti. Ma che parenti, io conosco nessun Gustavo La Riga. Gustavo La Diga. Sono La Fava. Ehi, figlio di puttana, levati dal cazzo. Così è bomba. Oh, ma che apparezza molto aggressivo, devo dire. Griff è un po' particolare. Sì. Mi devono fare incazzare. Ogni tanto si va un po' in escandescenza. Allora, e la cosa migliore secondo me adesso è trovare una bella macchina da vendere a qualche pollo e piazzarci. Intanto magari dobbiamo comprarla. Scusa, ma è 5 posti sta macchina? Non è una mossa di business. 5 anche contro regolamento. Ah, per fare il prank. Vabbè, puniranno loro. Due fatture da 4.500. No, non c'è nessuno. Però qua potremmo usarla come punto di vendita. Aspetta, c'è un altro concessionario in teoria. Sì. Lei, Tommaso, hai mai fatto il concessionario d'auto? Io ci sono stato una volta e mi hanno derubato $7.000 per riparare la macchina, solo tanto perché ci ho provato con la ragazza. Ci servono dei martelli. Ho fatto un avance. Ho fatto un avance e non ha funzionato. È un collerador meccanico che concessionario. Ah, è vero. Al concessionario compri le macchine. Devo insegnare tutto ancora, Ma che comprare macchine? Non ci sono mai stato, ma non tengo soldi. Ma tranquilli, ancora, ragazzi, i soldi non servono. Ah, non servono. È mio nipote questo, Tipo questo modo potremmo. Sì, lo sanno, zio, lo sanno. È mio nipote. Lo sanno, zio, lo sanno. Vai. Ma non lavora nessuno in sta città. Sono dei merdosi. Siamo solo noi, ci facciamo il culo a mettere le mani nei sudici. Bella Cianfieri, grazie del sub, caso, caro. Vogliamo provare a chiedere la protezione al tabacchino? Protezione. Sì. Che sei? Protezione tabacchino, cos'è? Fornitura di sigarette. Vai, Trippa, spiega. Entriamo lì, chiediamo il pizzo. Ci danno le sigarette, le accendiamo. Ehi. Ma quanto andava forte. Okay, sì. Meno male che l'hanno visto lo zio a braccetto. Spiega. Tripa. Ragazzi, vi voglio mettere alla prova. Sapete chiedere il pizzo oppure no? No. Io posso chiedere una pizza se vuoi. Posso chiedere io che la c'è mia. Scusa, ma c'è un bar aperto? C'è zia. Controlliamo il telefono. Il pizzo o la protezione al tabacchino possiamo fare. Cos'è tecnici esperti sopra? Allora, ci stanno dei concessionari. Pizzeria Little Italy. Ma non conviene di pizza pizzeria. Chiamate il numero. Vogliamo andare 4316 53. Potremmo fare una bella truffa a questa pizzeria, Alla Little Italy. Io conosco i proprietari, sono dei milanesi. Ma chi parli di Franco? No, quella pizzeria là, c'è cioè, proprietario. Da chi andiamo? Hai scelto già. Ok. Attenzione. Dai. Vi metto alla prova, provate a derubare questo ragazzo. Come a derubare? Ehi! Ehi!
Uè, ragazzo, lei è derubato. Ehi. Mo esco, eh. No, aspetta. Vai, Gustavo, attacca. No, c'è la polizia, non attacca. Ehi, aiuto, ehi. Lei è gentilissimo, signore. Vai, attacca, attacca. Ehi, signori. Ehi, ma questo qua ci sente oppure no? Signori. Ehi. Uè, maresciallo. Ehi. Ci senti? Ehi. Sono il pugno pesante. Mi stai facendo arrabbiare. Ehi, che vuoi così tu? Vuoi così tu? Ragazzi, andiamo, questo è un vegetale. Sei un vegetale, è un vegetale, aiuto. Puppami la fava, ti piano con l'estate. Quando prendo è così. Allora. Oh, ma questi tengono, sì, questo c'ha una macchina più bella. Prendi la macchina. Allora prendiamolo, dai. Allora, andiamo. Però voglio comprare una maschera, se dobbiamo fare atti criminosi. Ma quale maschera? Sì, io sono un assistente in notabot. Le regole sono chiare, ragazzi. No telefoni e no maschere. Comunicheremo tramite... Diglielo tu. Gotti tu hotti. Cosa vuol dire, ragazzi? UAV. Tramite UAV. Comunicheremo tramite UAV. UAV. Ti sapete cos'è un UAV? Nah. Dispositivo di ricerca avanzata, dai. Ok. Ci penso io, ragazzi. Guardate cosa si fa. Fateci vedere prima voi. Io intanto mi occupo di business. Vedo un sacco di cestini. Ehi. Ah, belli. Benvenuto a lei. Dov'è il capo? Perfetto. Andiamo. No, andiamo. Quanto copyright. Vabbè. Andiamo. Ci penserà l'editor, ragazzi, in post produzione. Ancora questi pazzi. Ehi, ancora voi? Ancora. Non è possibile. Ma ci sta maresciallo. Ehi, c'è il signor maresciallo qua. Ehi. Come faccio a togliere la musica, ragazzi? E l'ho abbassata al minimo, ragazzi. Guardate, è al minimo, non c'è la musica. Ringrazio. Dopo passerò Dario. Ok. Non so come fare, ragazzi. Che succede qui? Posso avere anche un po' di ubriaco? Sì, è palesemente sotto effetto di sostanze stupefacenti. Hai sostanze stupefacenti. Io non ho nessuno stipendio. Ascolto te, certo. Non lavoro, non ho stipendio. Ma allontaniamoci che facciamo lavorare il signore qui. Cosa ti serve? No, radio spento. Boss, vorremmo parlarle in privato, per favore. Che cazzo ne so, da bere, da mangiare, qualcosa? In realtà da bere io lo prenderei qualcosa. Se ruba quella bottiglia, boss, di birra, ti do il permesso. Non so, ragazzi. Mi ha messo delle parole in bocca, perché non mi fido tanto del fallo supermercato. Fallo pure. La fattura. Salve. No, c'ho ancora una quetta qui, guardi. Buona. Okay. Anche dai, non so come fare. Da un po' ma è buona. Sulla mappa è come impostazioni? Ok. Non lo so. La tequila mi piace, però sto giurando. Ah, 272. Spero, Fai rispondere. Ah, sì, grazie. Ma sono impostazioni vere, vabbè. Dai. Perfetto. Siamo comando armato sceriffo. Grazie mille. Grazie, salve. Capo? Grazie. No, noi abbiamo giurisdizione. Possiamo parlare in privato? Per... collaborazione. Sì. Vuole unirsi al dipartimento? C'è altra gente che aveva bisogno qui? In teoria vuole no. Continuare a ma siete tutti insieme? Sì, siamo tutti insieme. Ok, allora andiamo. Ok, andiamo, ecco, venite. Fatto. Ah, faceva lo sceriffo lei. Faccio di pesce, vieni. Suo padre. Bene, bene. Venite, sempre ragazzi. Rispetto. Però di... Trippa. Qual è il piano, Trippa? Tranquillo, lascia fare a me. La signora è qui. Prego, prego, signore. Ok, siamo tutti, chi manca? Prego, prego. Manca merda. Lo zio. È merda, mi sa che è andato a razzolare nella monnezza. Okay. Il suo business primario. Oh. Sì, lei. È Salvatore. Sì. Io. Accomodatevi, prego, signori. Accomodatevi. Come se fosse casa vostra, tranquillo. Ok. Ma il signore... Ma se come a casa mia mi metto... Scusa, ma ha detto... Ma detto come fosse a casa mia, Anch'io ho pensato di sdraiarmi. Ma il signore con la giacchetta arancione sta bene? Zio, dai, siediti. Un po' caldo, diciamo. Allora. Ha bevuto un po', dai. La nostra collaborazione è molto semplice. Sì. Noi stiamo morendo di fame, non abbiamo niente da perdere. Tu ci fornisci il cibo e noi non ti spacchiamo la testa. Ce l'hai il croccantino da dargli, Tommy?
Allora, facciamo una cosa. Io purtroppo no, faccio pagare così. Il doppio. No, funziona che tu ci dai il cibo gratis e noi non ti spacchiamo la testa, è chiaro? No, forse non ci siamo spiegati. Lei mi paga il cibo doppio e non sparisce dalla città. No, tu ci dai il cibo e noi non ti spacchiamo il culo, va bene? Dai, è meglio di prima. Non sono d'accordo. Lo vedi questo stivale? Ha calpestato molte facce. Non vorrei che anche la tua fosse calpestata, eh? Ehi! Hey. Hai capito? E t'ha detto? Io ho capito, sento molto bene. E non mi fanno paura queste parole. Ok, cibo gratis e non ti spacchiamo il culo, dai. Mm-hmm. Guardate, dietro ci sono ragazzi, dei... andate a rifornirvi pure di cibo. Guardate bene nei cassonetti, ci sono dei ratti che sono avanzati ieri sera. Servite ratti qui dentro. Che sì, apparenza è mafiosa, quanto pare. Ratti. Normalmente è i ratti. È buono. Io lì. Beh, quindi non le dispiacerà se adesso lo prendiamo in gestione noi. Tanto se le danno fastidio ai ratti. Allora, noi prendiamo in gestione questo locale. Sì. E il 25% è tuo. Ma signori, voi qua, cioè, credete di essere a Fantasilandia, no? Siamo lituani, veniamo da lì. Ah, bene. E rimanerci? Signore, no. Ha qualche problema con i lituani? Eppure razzista. No, no, sto dicendo che ognuno, se si comporta in certe maniere, è meglio che stia a casa sua, ecco. Lei, voi siete venuti qua in casa mia a fare questi discorsi. Sì, vedo che ha un tasso d'accensione nella fronte. Come esatto, mai, se posso chiederle? Esatto. E quando spengo il cervello e si movimentano altri arti. Perché mi sei... Non so se sto... E funziona solo col mio dito, però. Ah. No, col quindi, suo. Signori, voi cosa desideravate? Non... cibo gratis in cambio di non spaccarvi la testa, ecco, solo questo. Esatto, esatto. Ah, ma signor... molto semplice. I signori, non so che sogno brutto abbiano fatto. Sì, infatti. Allora, sono lo stai vedendo male. Il nemico? Sì, guarda. Lo vedo, ma non ha nulla da perdere. Riesce a reggersi in piedi. Non si regge in piedi. Che dici? Butto un po' troppo, mi sa, signore. Ma lei non conosce... Guardate che lo zio non ha paura di niente. Ora io non conosce il zio. Non mi insultate, che insulto a pubblico, eh. Insulto a pubblico, io vi denuncio, Allora. Sì, è uno che ci va pesante. Esatto, sì. Esatto. Vogliamo far scatenare le sue nocche di ferro? Non credo sia il caso. No, assolutamente. Io sono contro la violenza in tutti i sensi. Però... Ok, capisce che se non ci dà il cibo gratis, le dovremo spaccare la testa. Esatto. Vabbè, penso che abbiamo finito paura, qua, no? C'ho paura. Penso che... No, non credo abbiamo finito. Faccia di pesce, di qualcosa tu. Ma vedo che sta parlando in radio. Sta facendo un selfie. Signore, tutto bene? Sì, tutto a posto. Stavo controllando signori, l'arte. A parte vabbè, allora, facciamo così. Io le propongo. Sì, il belle suo foto. Miglior uomo contro lo zio. Vediamo chi vince. Chi è lo zio? Ehi. Fate sotto, che ci penso io, Calmo. Fate sotto. Il suo migliore contributo. Caricamento, che sta succedendo? Se si vuole fare qualcosa fuori dal locale e non all'interno. Perché caricamento, ragazzi? Ring, porta il tuo uomo migliore, se sarà lo zio a vincere, cibo gratis. Ok. No. Ok, allora porta due tuoi uomini migliori, se lo zio vince, cibo doppio gratis. Ok, chi c'è? Io sono pronto, Pronto? Atterro tutti, Solo Nock. Sono pronto, Solo Nock. Ci penso io. Anche le testate sono concesse. A chi devo picchiare? Facciamo una cosa. Chi è che lo... Con le testate vado forti. Allora facciamo una cosa, che così almeno vi vengo incontro. Facciamo una bella scazzottata fuori, sotto il ponte. Chi vince? Ok. Se vince il mio uomo... Voi venite qua e pagate il doppio per questa volta. Okay. Se vince il suo uomo, vi offro un bel carico adesso gratis. Accettiamo. Okay? Ok. Andiamo a fare il Zio, mettisela tutta. Andiamo. Andiamo.
Ci penso mi... io. Scusa, non faccio mi... l'ultima foto prima di uscire. No, ecco, fate... Più che altro, fate la foto al vostro uomo, perché magari non lo vedete più così. No, ma sta parlando dello zio? Conosciamo le sue doti, sappiamo che è uno forte. Ci penso io. Già mi fanno male le gambe, mi fanno male le gambe. Zio, riscaldati, riscaldati. Oh, ecco, mi riscaldo. Scaldati. Zio, come mi hanno insegnato a Napoli, bravo, così. Ok. Avviamo, cazzo. Lo zio. Avviamo. Lo zio. Ecco qui. Io lo zio, Gustavo mi chiamo. Lo zio è fortissimo. Allora sarà facile. Certo, sì. E ora ci penso io, non si preoccupi, Mi sono dimmi, G. Cintura nera di Confucio. Mando le foto. Zio, sei carico? Scalda, zio, metticela tutta. Ma c'è del business qui. No, non c'è niente. C'è niente. Sono pure mezzo triste io, sono proprio felicissimo, Allora, vi faccio vedere. Qua va bene? Ah, benissimo. Qua va bene. Vai, okay. Zio! Quando volete. Vai, zio! Allora, quando è che partiamo, Quando volete. Sono pronto. Dai, ve lo so. Sì. Allora. Ok, vai. Andiamo, cazzo. Dai. Oh, e quando inizia? Vai. 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 Daniele, zio! Ah, no! Cazzo, lo sta prendendo. Zio! Più forte, zio! Para! Bravo! Vai! Bravo! Lì sotto, bravo! Bravo, zio! Abbacco! Fortissimo! Dai, il gaggia senza paura! Bravo! No! Vai, zio! Vai! No! Le stai prendendo troppo, zio! Serve il vinello confortante! Aia! Aiuto! Aiuto! Abbiamo vinto! Oh! Che sta succedendo? Ah no! Aiuto! No, zio! Aiuto. Prendi sto tizio! Zio, ti vendico io, zio! Come mi hai insegnato a Scampia! Becca questo, vecchiaccia e merda! Fermate! Vecchiaccia e merda! Ma come ti permette attaccare lo zio, Trippa! Aiuto! Ecco, brutto vecchio e merda! No! Aia! No! Maronna, che pugno! Non è andata molto bene. Aia. Non sei in una frequenza, non hai una radio. Che scazzottata, ragazzi. Avete ammazzato quasi. No, altre spese mediche, ragazzi. È tutta colpa di Trippa. È tutta colpa di Trippa. Aiuto. No, quinta volta, ragazzi. Quinta volta all'ospedale. Non è possibile, ragazzi. Non ce la farà. Non ce la farà mai, ragazzi, a fare i soldi Tommaso per una pistola. Non c'ho più soldi, ragazzi. Non c'ho più una lira.
Si va in negativo di nuovo. Vecchio era immortale, ma già mi sa che c'avevo tipo poca vita perché ci avevano schiantati, non lo so. Due live ancora una pistola, ragazzi, ma neanche tra 3 o 4 live se continuiamo così, e questo è il problema. Neanche tra 3 o 4 live. Ma io fuori, io non so chi sia comunque. Cioè, non so chi sia sto Caparezza. Ci ha ingaggiato a caso, ha detto venite con noi. E il mortale il vecchio, vabbè, magari uno veramente tosto. E niente. Non vedo l'ora di beccare di nuovo l'ambulanza per la 50ª volta. Gli diranno, wow, ma ancora te! Piano per far soldi non ha funzionato. Quindi offre Caparezza all'ospedale. Guarda, non penso che Caparezza ci offrirà mai un centesimo. Ehi. Pronto. Aspetta, gli do i ruoli, vai. I ruoli anche al maresciallo qua. Eccomi, buonasera, buonasera. Ecco. Ma io c'avevo un quarto di vita quando abbiamo iniziato a combattere, ragazzi, non potevo... Ma io c'avevo metà vita e comunque sì, io ho praticamente vinto da solo, eh. Io ho vinto da solo, quando mi sono messo a picchiare, mannaggia la miseria. Cioè, manco serviva. Ma tu sai come si picchia la trippa, cioè spammare il pugno? No, non lo so, però comunque devi correre e spammare il pugno, zio. Infatti io te l'ho detto, corri e fai il fulmine di Pegaso, ti avevo detto. Ma non serviva, ci avevo vinto già senza quello. Mannaggia, c'avevo il 25% di vita e quell'altro già era morto praticamente. Scusa, ma chi è sto trippa? Esattamente, da dove l'hai trovato, Masa? È Iano, solitamente c'è il pad da ragazzo in carne, però non ce l'hanno dato, quindi abbiamo dovuto fare. Se volete ve lo chiamo qua su Discord. Mannaggia, guarda. Ma poi che fine ha fatto Ernesto? Porca miseria. Era andato, non lo so, gli stavo mandando le foto delle tette. Testamento ha mandato la foto non so di cosa, del culo, boh. Sì, gli mandò le foto dei quadri del locale. Ma chi guarda è? Ci sta l'influencer qua che sta facendo le foto. No, starà chiamando il medico. E ci ha chiamato due volte i medici, non arriva l'ambulanza perché non rispondono al telefono. Non rispondono. Non è chiamata, ma mica arriva, che cazzo. Comunque ho fatto tutte le chiamate /911 ambulanza, così nulla, non c'è mezzo comando. Ma non ci sta, mannaggia. Non lavora nessuno. Tutti sti disoccupati. No, questi qui sono anche dei comandi che magari ti permettono di responare se nessuno risponde, quindi mannaggia, guarda. Si toccherà, tanto qui non si perde niente se rispondi all'ospedale, quindi se arrivi a zero il timer rispondi. Io c'ho un pezzo di pane, acqua, pacchetto di carta e patente. Ma si paga se vieni risponato? No, non paghi, cazzo. Oddio, guarda, non arriva nessuno. Cazzo, io non ho più soldi, l'avrò già pagato 6 volte. Bravo. L'ospedale. Ma hanno fatto 2 fatture, ma hanno levato 9.000 dollari prima. Ah, prima... Ma perché poi prima non ti resuscitava? Perché non ti resuscitava? Cazzo, è buggato, io sono uscito, sono rientrato e poi alla fine si è fissato, diciamo. Io prima pensavo che tu fossi finto a terra. No, i calci apposta. Mannaggia. No. Non ci sono medici, ragazzi, in sta città. Ah, c'è Iano di sopra, c'è Trippa se volete. Iano Trippa. Sì, sono già 200.000 guadagnate. Vabbè, ma io non vedevo il comando coda live comunque la stanza. Ma che cazzo arriva gente? Mi chiederà il clapperone. Niente, questi di signori volevano fare un... Ha detto che ci sta il signor Trippa su Discord. Una scommessa che diceva il ring. Cioè, lui Travis insieme a un altro, boh. Però poi dopo, vabbè, Travis è caduto perché si è fatto aiutare da un altro ed è scoperto. Senti che stanno in generale. Ecco. Non ci sono mai quando succedono queste cose. Scusa, niente. Caparezza, ma vabbè, hai fatto un disastro. Si stanno picchiando anche questi. Ma io ho ascoltato Masano, ho detto vai, picchiali. No, non ti ho detto picchiali, sei andato tu dritto. Non capisco più un cazzo, tra quelli che parlano in RP Discord non si capisce niente. Stessa gente a te. Canetto, per adesso no, poi vediamo. Abbiamo chiamato, non corrispondono. Ho chiamato 7 volte. Mamma mia, eccolo, è tornato. È arrivato. Tre di loro possiamo portare. Che è successo? Anche 4 con lui, ma
arrivato. Ma comunque la stessa si è fatto lo stesso PC del Madux Trip, hai visto? Si è fatto lo stesso PC di Madux. Perché vendeva la pannocchia. Sì, sta stupendo. È successo. Perché ti scherzi per l'età che c'hai, dai. Torniamo a fare di nuovo il culo, a rompere di nuovo classico. Il cazzo. Me ne vado via. Come la vedete così, vi può, può andare un po' di cercare di fare un po' di truffe. Se ci riusciamo è meglio, però. Nel caso andiamo nel ghetto a farci dare qualche quest per prendere delle pistole. Ma se costano un botto le pistole. Guarda, ti mandano tutti a raccogliere i campi, ma ragazzi, non ci si può andare ai campi. Noi siamo andati, ci hanno insta sparato. Sono sì, a parte quello che poi ci hanno anche ritirato la roba perché dalla, dalla moto ci hanno sparato. Nessuno ha picchiato a te. Ah, si ve l'ha raccontato. Perché gli hai picchiati? E che dovevi tirare fuori il machete comunque. Ma non so se ce l'ho, sai. Sì, sì, te l'ho dato io ieri. Ma come? Devi tirarlo fuori. Ma non so neanche. Ma starà tipo in fondo all'inventario. Ho pieno di pattume. C'ho tutte le figurine. C'è il mio inventario. È un disastro, ragazzi. Ma come? C'ho tutte. Mo' le figurine le butto tutte. Tanto non servono un certo cazzo. Certo che hanno combattuto in un posto dove possono prendere anche l'ebola. Però si può dire. Vado, altri 3 minuti. Ci aspettiamo e risponiamo in ospedale perché qui questo mo arriva dopo 2 secondi agli ultimi 2 secondi ci rialza ba faccio mia giovane a petto nudo ma so mamma mia, ma che cazzo ne so, sono picchiati tutti da come ho capito così per sport. Eh sì, così succede. Vabbè, mo dobbiamo aspettare che arrivano assistenza dell'autoambulanza perché sennò non si possono rialzare. Grazie, io non so fare male. Allora, potremmo fare così, potremmo rapire il tizio. Potremmo far finta di nulla che siamo svenuti, raffiamo il tifo di questo qua e ci chiediamo riscatto. Senza armi. Faccio il macete. Ma pure il macete di Rick. Perché c'è più di Napoli di lui. Ah sì, allora sta Segnano, abbiamo minacciato un locale senza armi. No, ma ci ti spacchiamo la testa. Ci abbiamo il macete. Massimo il macete. Caccia la mazza a biliardo, caccio. Oh, si stanno picchiando anche questi. Mazza la grazie Gaber pro per il sub, ragazzi, molto gentile. Mutiamoci qua e grazie mille. Dai. Un minuto e mezzo qua. È longa. Grazie, è longa. Intanto ci ricordano che è stato da game hosting, ma intanto non viene nessuno ad aiutare. Comunque se premi L si dà la chat. Metti via il cortellino dei c'è su hide, c'è scritto a sinistra hide. Hidden. Always hid, è hidden. Ah, ok. Travis, sei un coglione. Così non esce niente più. Quando premi T si apre. Ok, ok. No, c'è anche Gustavo. Raga, lo riclicco e non cambia niente. Gustavo. Sì, Dicky Hardison, in teoria sì. Gustavo, sei un grande, non mollare. Gustavo, sei un grande. Premi G per respawnare, io sono respawnare. No, Grim, no, non sono fondere. Più cara se vicino. Non ti no, altri 50 secondi. Se no saremmo già stati a respawnarsi. Ci stasse. Mica, comunque 10 minuti bisogna aspettare, un po' too much. Gustavo pure tu che cazzo mi combini. O uno deve rimanere in vita per salvare gli altri. Dobbiamo fare questa tattica oppure... E come ci si salva vicenda, scusa? Aspettiamo l'ambulanza. Ci fight. No, arriva l'ambulanza adesso che manca 25 secondi. No, che palo. Io potrei respawnare, io potrei respawnare. Respawna, scappa. No, io 20 secondi, mo mi fanno pagare. Ma perché l'hai chiamata? Ma è stata chiamata a 50 volte, 15. 10 secondi, dai. No, è arrivata, cazzo. Allora, va bene, va bene, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Tanto sono incapaci, non ci trovano. Via, via, si scappa, si scappa. Boom. Spero d'apposto, eccoci qua. Si becca. Buon, ragazzi, ma è successo? Mi sento come in paradiso, ma che è sta luce? Zio, ma mi sa che abbiamo bevuto un po' troppo. C'è la bottiglia ancora. Ma che è successo, ragazzi? Che è successo? Hai perso contro lo zio. Zio, non ricordo chi è zio. Che cosa è successo? Chi è lo zio? Oh. Questo qua. È successo qualcosa. Zio, da dove si esce? La carta. La carta perso.
Ci hanno drogato. Vedi qua. È successo questo. Hanno drogato. Maledetta mamma MD, oh, quando meno te l'aspetti. Ma si può prendere la carta? Oh, aspetta che vedo se, se riesco a sedere. Oh, spingimi, spingimi. Oddio. Oh, oh, è successo? Hey, avevo. Mi riesci a spingere? È un mago, un mago. Io... È un mago. Più o meno. È un mago. La magia quella. Allora. No, no. Non si può spingere. Niente. Non si può spingere, peccato. No. Peccato. Potevamo mago, tentare di, di fregare l'Inks. Oh, Mario. Che è vero, li fregavamo. Salve. Tutti. Andiamo. Sono un medico? No. No. Sì, io sono un medico. Come? Sì, sì, tutti. La medicina, mi tutti medici, oh, aspetta, io do io la medicina a questo, eccolo. Vai, aiutiamolo. Ecco, mo vedi come si alza. Mo vedi come si alza. Perché c'è da spostarsi? Che problemi c'è? Perché non respiro. Dagli aria, hai capito? Non l'ho fatto respirare io. Sai, mai capito. Oh, macchina! Quante persone ci stanno qua? Ho a Napoli almeno 7. Aio! Zio! Aio! Ma riuscite ad infilarvi dietro? Sì, ecco. Ecco. Oh, lui che ha dato un facciamo? Passaggio? Non so se riusciamo. Vanilla. C'è modo di andare dietro? Ma no, non credo, ma mi sembra... No, è 3 porte, non va bene. Ci chiamo altre macchine. Altre macchine, andiamo. Orca miseria, piove. No, mi sono bagnato le Crocs. Maledizione. Tutte bagnate le Crocs. Lo sapevo che non andavano bene per questo lavoro. Hai detto, ma non mi ha neanche curato totalmente sto cazzo di... Eh no, pure a me. Che merda. Un attimo che lo zio è un po' lento, che ha bevuto. Aspettate. Zio. Aspettate. Eccolo, eccolo, eccolo. Oh, ehi, ehi. Oh, ehi, ehi. Signorina, lascia i più bisognosi. Ah, ma che cazzo avete combinato? Quella, quella. Aspetta. Niente. Vieni qua, che ti prendo il braccio. Ehi. Aspetta. Oh, ehi. Trippa, okay, faccia lei o faccio io? Dai, vieni che ti prendo il braccio. Trippa è fortissimo, ragazzi. Andiamo. Dai, vieni, vieni. Buona qua. Buona continuazione, arrivederci. Arrivederci. Dai, vieni, ti ti porto in locale. Sali. Basta che mettiamo la cintura. Trippa, metti la cintura, che qua andiamo, poi torniamo all'ospedale, se no. Andiamo al locale, diciamo che gli abbiamo riportato il dipendente, ci devo dare una ricompensa. Sembra un'ottima idea. Ma come non lavorerai? Ah, ma non è il dipendente, allora. Io sono a tasso. Non dipende. Non dipende. Sono una droga. Non dipende da nessuno lui. Non dipende da nessuna droga. Non dipende. No. Caro, è una pistola per restarmi, te la ridò domani. No. Il leasing. Ehi. Ehi. Tokyo Drift. Perché teniamo? Comunque drifti come se fossi un cavolo di un drogato. Effettivamente siamo un po' in tanti, ragazzi. Vabbè, c'ho la multa come a Napoli. Io sono guidare, guarda cosa ti faccio. No, che devo vomitare adesso, no. Magari mi stai scombussolando tutto l'intestino. Sorry for that. Però lei minchia, ha mangiato una pentola di fagioli. Senti che odore sublime. Deve essere il cibo dell'ospedale. Si nutre solo lì, ormai. Si smette, ho mangiato più all'ospedale che a casa mia. Ecco a Plenis. Ecco. Allora. Trippa, fammi scendere prima che facciano la multa. Grazie. Parcheggio perfetto. Grazie. Siamo tornati. Buongiorno. Salve. I nostri 20.000 siamo a posto così. Ho trovato due amici bevitori. Cosa è successo? Scusate. Abbiamo recuperato il dipendente. Ma che cosa è successo al dipendente? Mi lasci. Non sono stato dipendente. Sarò un dipendente. Cosa sto vedendo, ragazzi? È un dipendente lui. Sapete che non è un dipendente nostro, eh? E quindi non neanche dalla droga. Mi lasci. Mi lasci? No, non ti lascio. Perché non ci dai soldi, non ti lascio. Ora io lo terremo in ostaggio finché non ci dà almeno una birra.
Ce l'ho io, se mi lascia. Ok, almeno due. Va bene, okay, due. Va bene, dai. Passa le birre. Facciamo a Tommaso tre. Facciamo rossa. Tre. No, lo zio è già andato a bere. Ah, scusi. Prego, sì, prego, no. venga. Sì. Allora, proprio per regalo tre birre, se mi lascia. Proprio perché vi ho visto, cioè vi ho visto molto, come dire, molto deboli nei miei confronti, perché io ero lì che quando eravate stesi sanguinolenti, io ho anche urinato sulle vostre scarpe, non so se sentite uno... Sulle Crocs! Un olezzo un po' particolare. Au. Però io questo, visto che mi piacete, io il giro di birra ve lo offro. Come umano. Grazie, Gesù. Io voglio bere. Anzi, facciamo una cosa. Quanti siete? Tanti. Quattro. Siamo sei. Più di due almeno. Cinque, sei. Visto, ragazzi, la ruota sette. Siamo sei. Finalmente allora, tanto io mangio il limone qua, se non dispiace. Dietro, non vogliono nulla. Ma io vorrei una ribollita. Allora. Ma c'è qualche vigliacca che lavora a quest'ora? No. Maledette, oh. Adesso sono nelle case chiuse. Ah, beh, se ci dà l'indirizzo andiamo. Non abbiamo quei contatti. Ah, sì, le apriamo noi le cose. Abbiamo le chiavi di Cagliari Alghero. Anche Sassari, sì. Allora, grazie mille. Uno ha ricevuto. Ecco. Chi ha ricevuto, voi. Si allontani così almeno se do agli altri. Va bene. Ok. Allora, stavo così comodo. Stavo così comodo. Io adesso voglio la birra. Trovata quattro. Grazie. Grazie. Fammi appoggiare, zio. È il panfero, il panfero è il mio preferito. Fammi appoggiare, dai. Che cazzo è? Dai, fammi appoggiare. No, aspettare così triple. 2-9. Cosa che bevo questo, me? All'inizio dei banditi, osso qua. Ernesto. Io non so cosa è successo, ma hanno pure preso. L'hanno. Ernesto, vieni. Ti faccio vedere una cosa, vieni. 3-5-9. Dimmi. Gentilissimo. Ma ti fai due risate. Dove mi stai portando? Dai, da qua! Vai, fiace qua, tanta toffa, fammi annusare un po'. Aspetta, ti faccio una foto. Vai, fammi una foto. Io la metto in mezzo alle gambe, aspetta, no, così non... Ah, brava, farsi il selfone. Selfie il culo. Selfie vicino al culo. Ma se vuoi ti chiamo la ballerina. Guarda di qua, guarda verso di me. Guarda verso di me. Da quest'altro lato, Ernesto, bravo! Sì. Vai, viva la zoppa! E chi la castiga? Bellissimo! Sono io il castigatore. Sì, Ernesto. Mi dicevi, giovane, mi portavi una ballerina, se ce l'hai? Se ce l'ho, sì. Se vuoi vado a chiedere al... Quanto perfetto! Osta? 30k il primo. Ehi, subabbo, no, ah, niente. No, se no, solo per vederla... C'è un ragazzo che dice che in passato... Ho inventato che qua offri tu il privé, offri bottiglie. Ma dove stanno le tipe? Ma che so, è solo salsiccia qua la sagra. Se vuole faccio io. Aspetta, quella tipa. No, non ero con voi. Sentite, io vado a farmi un bidet. Ci vediamo. Buona lavata. Yes. A pulisci tutto per me, aspetta che ti do una mano. Oddio! Ecco lo spettacolo. Allora, È questo tipo di spettacoli che servite in questo locale? Sì. È quel tipo di spettacolo. Zio, mi sa che abbiamo sbagliato locale, non è quello fatto per noi. Ci sono anche le signorine. Sì, ma non oggi. Ma non oggi, esatto. Oggi è giornata... Ci sono signorine e signorone. Parla più forte, non ti sento. Oggi è giornata signorone. Signorina e signorone. Pure, lui Ernesto è il castigatore, uno dei ragazzi più assurdi che abbia mai incontrato. Ti presento il bimbo pisciato. Ma è un Ma che pisciato? Sento un cazzo. È una storia vecchia. Ma lui non si ricorda. Pisciato. Trippa non si ricorda, ma come è possibile? Ma perché Trippa non c'era, che sei lì, è arrivato dopo Trippa. Ma quanto cazzo è brutto sto signore? No, ma... C'era anche quella volta? C'era, ma è brutto. Ora. Zio, non si sente niente qua.
Ma taglio Big Bubble questo? Non lo so, ha detto il parrucchiere. Fai salve, te, salve, fammi un salve. Taglio da macio, ma ha fatto questo. Me, Oh, yeah, salve. Salve. Oh, il limone, il limone. Eccolo, il don della chiesa. Guardalo qua. Oh, ma ci hanno lasciato una pizza. Ma che cazzo sta succedendo qua? Lì da settimane. Ma come la settimane? Sì. Prenderete un lavoro. Ma volete un passaggio, signorini? Ma scusa, dov'è di? Ehi, avevo... Non lo so. Avevo... Andiamo? Andiamo, andiamo, ragazzi. Avevo... Grazie mille della birra. Grazie per you. Grazie. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Scusa, cosa a caso? Davvero, il sera? Oddio, non è un regolamento però sta cosa, Presentarci. Andiamo, io conosco uno. Come ci presentiamo? Conosco uno. Come ci possiamo fare chiamare, ragazzi? Io conosco quelli al 120. Col telefono. Ci possiamo far chiamare. Okay, conosco col telefono. Quelli. Conosco un amico mio che fa un gangster. Non capisco un cazzo. Ho detto che conosco un amico mio che è un gangster. Ma abbiamo chiesto un nome per il nostro gruppo. Ah, ok, un'altra cosa. Cosa hai detto tu, Tommaso? Io ho detto, come facciamo chiamare? Ho detto col telefono. No, non ne usiamo noi telefoni. I telefoni non si usano. Ma Tommaso, tutto bene i tuoi capelli? Oddio, aspetta, non mi ci abbassiamo a questa volta. È normale. Ok. È la pioggia che fa così. Pa. Ehi. Mamma, guardate che bella quella macchina. Ehi. Vai a rubarla? Vado a rubare, sì. Ti... Ma io rubo, ma che è impazzito quello? Niente, è chiuso. Prima che... Oddio, sta rompendo tutta. Mi sa che sei incazzato. Trip, attento. Trip, mi sa che si incazzano, Piano, mi ha rompute. Ma che ma è assurda non sta macchina. Non ho mai visto una macchina del genere. Ma stanno facendo un festino qua dentro. È una Tesla questa. Vai, andiamo ghetto. Ok, andiamo. È una Range Rover, ma che è una Tesla. È una Tesla, vedi che c'è. Vedi che c'è tutto quanto i cosi frisbee che hanno quello che è proprio Tesla. Faccio di pesce, quello può essere un ghetto popolato. Si vedo tre teschi dietro di noi. Ah, ok, andiamo allora. Promette bene. Io volevo fare una... Il gangster, volevo fare una pistola. Stiamo cercando proprio quello. Ho messo il GPS è lì, C'è un amico mio lì ci abita. Cos'è? Non tu, un tuo amico? GPS, un amico mio. Sono gangster, Willy. Beh, fai soldi per te. Tanto ormai i soldi. Dov'è questo? Ecco, qua il cancello, vedi? Ho il cancello. Allora. Sono i family? I family. Mi stai rovinando tutta la viola. Mi stai rovinando tutta la viola. Vedi com'è girato bene. Non c'è nessuno in questa topaia. Ma non ti prendere male. La pistola fatta portare me sta posizione, non te la porta di nessuno. Ah, ho capito, pizza. Poi mi la tristo pure io. Va bene, non c'è nessuno che faremo i coglioni e basta. Sembra un po' complesso qua fare. Possiamo chiedere alla polizia? Sì. Se no chiediamo qua al nostro amico Salvatore dell'unicorn. Ah, sono degli scappati di gatto. Poi aspetta un attimo. Cos'è questo gattone? Che è un Ehi, oddio, mia. Ma guarda dove guidi! Dai, sali. Oh, dai, non ti mettere. Ma vedi, si sta pisciando addosso, questo... guarda com'è. Oh, sembra zia questa, Oh, aspetta, c'è business qua. Sali. Ci sta un cazzo. Il business se lo fa lui. Oh, orca miseria. Hanno svuotato tutto. C'è un inseguimento poliziesco. Basta, contieni di trippa, non troppo. Guarda. C'è un inseguimento livello poliziesco. C'è l'armeria, proviamo a corrompere qualcuno che lavora lì. Altro giorno l'ho minacciato col macete questi. Che questo qua non c'è nessuno. Aspetta, c'è una moto, magari c'è qualcuno. Un macete, roba. C'è la polizia qui dentro? Speriamo non dentro. Ma business! Chiuso. La moto? Niente. C'è un cazzo. Maronna mia, che sta succedendo?
E che sei dopo la faccia da uuuh, che ho. Ma mi sono spaccato la faccia con un gradino di offare. Inseguiamo la polizia che insegue qualcuno. E poi cosa facciamo? Ci sparano per... Oddio. Perché dici che l'ho interdetta? Oh, se... il ragazzo di prima. Oh, il ragazzo di prima. Ehi. Ehi. Ehi, fermo. Ci siamo svegliati, eh. Ehi. Ehi. Oh, un po' agitato il signore. Si segue quella macchina, trippa. E chiamo, ma è una smart, scappo. È velocissima, non come la nostra. Scappo, sta scappando. Aspetta, aspetta. Piano, fermo. Siamo pesanti. Fermalo subito. Si mangia sti cassoni, comunque non c'è un cazzo in cassoni. Io confido nella guida del mio trippa. Fagli il meglio, o questo è la polizia, guarda. Perdi lo sbirro, è uno sbirro. No. È uno sbirro, sì, Come uno sbirro, allora. Sulla smart. Ma rubiamo la macchina della polizia. Scusa, trapperanno il passaporto per quello. Metteteci fuori del pepe nel culo, non so perché. Vabbè, io volevo fare il gangster. Prendi la smart. Non c'è nessuno qua. Allora, diciamo che potresti fare qualcos'altro, ma te l'ho detto dopo. Vogliamo solo parlare, chiacchierare in pace. Ehi, fermo, fermo. Vogliamo parlare. Fermati, fermati. Fermati, com'è scontroso il signore? Un atto bannabile. Trippa, tutta potenza. Ci penso io, ragazzi. Oh, ecco, no. Ecco. Fermati. 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 Oh, cane. Madonna, mi ricorda... Ultimamente ci fanno un sacco di incidenti le smart. Guarda. Ma sta continuando a guidare. Fermati. Ma questo dov'è? In che mondo è? Ma in che mondo è, scusami? Ma pronto? Ma sto vedendo. Hai messo l'auto GPS? Scendi, si è fermata la macchina, dai, sali con noi. Ah, ci penso io, aspetta, ci penso io. Oh! E scende, scusa. Oh, lascia sta... Oh, lo zio! No. Come ti permetti, Vieni qua. Fermo. Trippa, prendilo! Me lo prendo con la macchina. Volevamo solo parlare, te la sei cercata. E che ho? Aiu. Aia, zio! Zio! Oh, minchia. E che adesso sarà che ho? Zio! Minchia, con la bottiglia. Ci sta ruba la macchina. Trippa ci ha fregato! Via la macchina! Dai, via dal cazzo, facci salire. Via la macchina! Cinture! Ecco, vai. Ehi, vogliamo solo parlare. Vogliamo parlare, però. Fino allo stai di nuovo, ragazzi. Parla manco. Parla manco, questo è un esemplare di vegetale. Ci starà portando forse nel suo ghetto? Sì, bene. Almeno parleremo con qualcuno. Forse parleremo con qualcuno che sa parlare. Spara sto scemo, non c'è ben niente, ma che sparali? Quella di disco di quella serie di regolamenti disciplinari, poi ci guardiamo. Oh, non è muto questo, ecco. Ehi. Allora prendi. Io rompo la macchina, io rompo la macchina. Portaci dal tuo boss. Magari è un muratore questo. Allora, controllo in tasca, controllo nella borsa, Tommasino, se c'hai ancora il macete, lo minaccio con quello. Con il macete di minaccia, capito? Ce l'ho, l'ho trovato. Eccolo, allora. Era bene nascosto. Non gli dava la macetata, però tira fuori, capito? Ok, fuori. A meno che ti minacciai, se no ti fai vermi, ti dai un macete in testa, capito? È girato. Ma sta macchina fa schifo, sinistra. Giù. Oggi, ma che si è andato? Ma che cazzo sta? Fa cagare sta macchina. Ecco, ha rifatto il giro. Ho detto che sto scappato. Ha rifatto il giro. Posso buttare le carte qua? Andiamo un po'. Parte. Porto oggetto. L'altra parte è andata. La parte sbagliata è andata. Trippa. Mi ero sconcentrato. Non ti devi sconcentrare quando sei stato alla guida. Lo so, però mi mancano i miei calmanti.
Va bene, sì sì, Terror, vedo che sei molto arrabbiato. E quindi? Oh, c'è un camper, quelli costano un sacco. Vogliamo prenderlo? È scappato però. Prima o poi lo ritroveremo. Abbiamo un sorso d'acqua che sta morendo. Ragazzi, è andata di merda questo inseguimento. Trippa non è proprio bravissimo a guidare. Ma poi abbiamo una macchina abbastanza schifosa. Ma è quello! Oh, ma è quello! È quello, fermo la macchina. È quello lì! Aiù! È lui, lui! Prendilo! Fermo! Prendi sto tizio! Ehi! Fermati! Fermati! Cagnacci! Vogliamo solo parlare. Ci tira fuori il macete, tira fuori il macete. Nuovo, ma basta. Mamma mia. Non parlo più. Se solo avessimo un potentissimo camper. Era fuori il macete, questo voglio dare la macetata in testa, hai capito? In camper usate anche 50k davvero. Vorrei dargli qualcos'altro in testa io. Il macete, che devo usare il macete? Okay. Cazzo, ce l'ho in tasca. Beh, no, Tommaso, mica una pistola. Ho proposto qualcosa, perché non l'hai accettato? Che mi hai detto, Gianfraschio? Quando eravamo prima col medico, ti avevo mandato una proposta. Devi accettarle. E ricordami la proposta, che non me la ricordo. Avevo fatto una proposta di pompino. Ah, ehi, così, ehi, detto così apertamente. Ehi, sì. Ehi, forse non è arrivata a me, sei sicuro? Fermo lei! Sì, 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 sì. Ehi, non ci costringere a tirare fuori il ferro, eh. Adesso fermo la chiediamo lei, al signore se si ferma. Fermo lei! Guarda questo, perché non ti fermi che volevamo parlare, fai scambiare due chiacchiere. Finiremo il gas prima di prenderlo. Non so, ha senso incarognirci su questo? Cosa ci può dare? Ah, ci quanto da pare niente. Ci da un cazzo, ci da un... Andiamo a qualche attività questo, piuttosto. Lascia verde. A me il camper lascia, sembrava così proficuo. Mettetemi il GPS. Dove vuoi andare? Dove possiamo andare? C'è un concessionario aperto, 580. Vogliamo andare? Oppure c'è un meccanico al 39. Abbiamo. C'è il Lux. Andiamo. Basta, minchia, sono rotto il cazzo. Andiamo. Mettimi Lux concessionario o meccanico? Boh, metti il GPS comunque, dai. E che andiamo a fare al concessionario? La truffe? Come possiamo truffare il concessionario a Trippa? O gli facciamo proposta di... Hai sbagliato Trippa strada! Guida bene, Trippa guida bene. Trippa. Trippa. Cazzo. Ma cazzo stiamo? Non siamo mica a Napoli qua, bene. I muri sono fatti bene, non li puoi sfondare. Ehi. Guida bene Trippa adesso. Postura, sì, sì, appena si fa sera andate puttane, non ce ne sono, mi sa, nel gioco. Possiamo proporgli protezione. Oppure potremmo rubare una sua macchina e qualcuno ci parla. Quegli altri provano a vedere le macchine se si aprono, ne rubiamo una. E non ci stanno macchine, in effetti, molto strano. Ma forse per evitare problemi nel sacco. Ma come guida questo? Ma che botta gli hai dato? Ma non lo potevi dare a quello di prima, una botta del genere, invece che mancarlo ogni volta? Ci ho provato. Morto sul colpo. Oh, ecco. Guarda qua. Eccoci. Allora. Eccoci, arrivati. Allora. Oddio, il macete, lo metto in tasca. Oh, macete, sì, non tirare fuori il macete qua dentro. Tiro fuori se necessario. Ehi. Salve a tutti. Buonasera, io. Buonasera. Salve. Ciao, belli. Sì, salve. Come posso aiutarvi? Volevo acquistare una macchina. Certamente, mi sa già dire il modello, vuole vederne? Ci consigli lei? Quanti soldi? Mezzo milione. Ah, la Sunrise, quanto costa? Sa che non so se c'è. Ok. Però per lei. Sunrise.
Mi sa che deve andare in categoria tipo muscle. Quanti soldi ci abbiamo? Oppure vuole qualcosa di elegante, non lo so. In ok, una Rolls Royce, per favore. Fosse così facile, signore. Mi faccia vedere. Grazie Ricky, allora, Galetti per il sub. Grazie mille, bentornato. Okay. Venga, venga. Devi venire sul Deplian. Venga, non so cosa sia. Venga. Come fido. Queste parole tedesche qua, boh. Eccolo. Questo è una... Wow, ma una Peugeot. Sì, ragazzi, ci vediamo più tardi. Vado a fare un volo. Ok. Oddio. Andato nel Deplian. Ok, cadavolo. Ma è quello... Ti sta prendendo in giro quello là, guarda. È caso... Oh, un caso... Oh. Allora, vediamo un po'. Che guardi me? Che guardi me? Guarda questo, ragazzi, io ogni volta che mi muovo mi faccio male. Ma cosa succede a sto pavimento? Ok. Hai visto il Deplian? Sì, ma questa fattura non ecco, faremo male. Hai scelto la macchina. Faremo finta di averla pagata, ok? Ok. Mi fido. Cos'è? Ecco. Parla da solo, stavo a parlare. Ok. La Greenbook, sì. È perfetto per noi. Perché sennò ce n'era un'altra che era un po' più datata che poteva interessarvi. No, no, preferiamo la Greenbook. Ok, allora le faccio fattura. Sì. Aspetti un secondino. Dai, almeno non ha neanche speso tutto. Penso sia la prima Greenwood che vendo. Ah, bene. C'è sempre una prima volta. Vabbè, quindi è praticamente un'auto unica. Ehi. Qui stiamo truffando, okay, ragazzi. Pagato. No. Sì. No. Mi ha scalato anche i soldi, eh? No, a me non è arrivata la notifica. Faccia controllare. Controlli. Glielo posso anche confermare. Allora, mi dia un secondo qua, vado a mio superiore per controllare meglio, va bene? Sì. Arrivo subito. Ragazzi, fuggiamo, il piano zoo. Ha rotto. Non c'è la notifica. Andiamo. No, non c'è. E la macchina? Non è uno che dorme, è uno sveglio. Esatto. È uno sveglio. Hai capito? Sì. Di solito con i dormienti funziona questa cosa. Sta già chiamando il radio. Già sento la polizia. Già c'è la polizia, visto? No, però no, secondo me ha chiamato qualcuno in radio perché dà di assistenza. No, secondo me... Qual è il piano trip? Non... Ecco. Non lo so. Al massimo solito... diciamo che andiamo a fare il... andiamo a prenderli in contanti. Sì, di solito il... Cioè, la truffa funziona che troviamo un dormiente. Questo qui non mi sembra uno che dorme. Questo è uno che sveglia, capito? Sì, uno questo... sveglia. È andato un po' male. Siete voi intelligenti, questo qui. Proviamo un altro concessionario a sto punto. Sta tornando. Eccolo, arriva. Al massimo appunto digli che andiamo a prendere i contanti e torniamo. Ha controllato, hai pagato, eh? L'ha quindi, visto? No, non è pagata. Come no? Ma come? Controlli il muscoletto F7. Sì, non c'ho più nulla. L'ho pagata, carissimo. Ma com'è possibile che a noi non risulta? Ma io non ti dico di auto che ho venduto, ti dico di fatture che ho fatto io. È la truffa peggiore mai uscita. Il muscoletto F7 proprio non c'ho più nulla. Cioè, che probabilmente ha sbagliato. Arriviamo subito. Ehi. A 30 secondi fa. Chi ha sbagliato? No. Non trippa, trippa non sbaglia mai. Io dal muscolo F7 cioè non ho più nulla. Mamma mia che pena, ma veramente oppure schifo ragazzi questa truffa. Mi vuole truffare? Non credo. No, no è che a noi non risulta. Ma tu non vedi le fatture effettuate? Eh? No, quelle che compro dal desk lo capisco che le vedi, io ti chiedo le fatture. Non penso che funzioni di minacciare con un machete, ragazzi. Ragazzi, ma secondo voi ci vuole inculare questo? Non lo so. Tanto i soldi che li ha già presi, quindi... Io confermo che non è stata pagata, posto. Signori, mi dispiace. Le ultime che sono state pagate in questo locale sono delle... Cosa mi consiglia che devo fare? Perché se... io l'ho pagata, eh. Chiamiamo la polizia e controlliamo. Ok, chiamiamo la polizia. Se riescono a controllare loro, perché sennò io non posso darvela, capito? Sennò poi vengo licenziato io. Sto casino con una macchina, Salve. Tutto sto casino con una macchina, Dice che non ha altre fatture dove dovrebbe riceverle, ma a noi non risulta la macchina. Però io dovrei averla. Avercelo, Matt.
Non saprei, non l'ha pagata. Non è che ce l'ha qualcun altro la sua fattura, per sbaglio? No, 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 l'ho pagata io personalmente. E lui dice che l'ha pagata. E come facciamo? Direi io. Come che te buia, no, tanto la pistola non riusciamo mai a prenderla, quindi ci accontenteremo. Mi presti il telefono un attimo che provo a vedere io? Ma se ti metti il mio è sempre mio, No, no, guardo se mi è arrivata la fattura, man. E come fai dal mio telefono, scusa? Me lo presti, per piacere. Aspetta, che numerino? Ci stanno i bambini. 204. Ecco a te. Allora, aspetta che vediamo. Il casino. Che ho avuto sto casino con la macchina, Non è una macchina, sono 240k, codice, signore. Codice. Che ho? Magari non dovrebbe qua. Ragazzi, che facciamo? Come facciamo? Che ne so, Trippa, la tua. Cazzo. Qual è il piano B, Trippa? Questi chiamano la polizia. Scappare. E come facciamo? Siamo un diversivo. Andiamo dritti, usciamo e basta. Serve lo zio che deve ubriacarsi davanti a tutti, fa casino. Zio, pensaci te. Zio, ora devi andare all'ospedale. Che ha detto? Questi ci saranno. Quindi non l'ha pagata? No. Ci stanno rubando la macchina. Allora, ragazzi, vi confermo che non è stata pagata. Allora, facciamo una cosa. Vado in banca, controllo. Nel caso ce li ho, li prelevo e li metto, te li do contanti. Ok. Ok. Aspettiamo qua. Arrivederci. Ecco. Ma come ha rubato? Porca miseria, qua ho vinto. Arrivederci. Ma è stata la truffa più sfigata che abbia mai visto. Guadagnato la mesa. Ah, perché solitamente di base dovrebbero darti la macchina, dovrebbero dartela lì, quindi tu poi prendi la macchina e parti. Però questo non ha tirato fuori. Non ho rubato la mesa. È quello il problema, zio. Che questo qua non ha tirato fuori la macchina. Ci segue il camion della monnezza. Oh, ma quanto va forte sto camion? È velocissimo. Il camion sei, Guarda il camion, ti è fermato. Ma com'è che l'ape va più veloce di noi? Aio, piano. Ma sti monnezzari. Non sono mica del signor merda questi. È quello che gli ha rubato la macchina, quello che è salito sul camion della monnezza e è partito. Hai capito? Terra, ma mi sa che non c'abbiamo nemmeno quelli, magari io sono in negativo. Che no, per quello, magari c'è la roba da consegnare, capito? Magari c'è la roba dietro. Ma quando si diciamo paga una fattura, paga una fattura, per caso c'è compare un messaggio in testa? Non in testa, ma sul telefono, ecco. Perché sennò se compareva in testa si poteva fare un altro modo. Poteva fare tipo così, e lo modificavi un po'. Oh, controllo dietro se c'è qualcosa. Controllo dietro. Sì. Controllo che questo mai c'è una roba. No, aspetta qui. Ok. A posto. Allora niente. Che cazzo. E che ho. Andiamo. Sì, Oblivion, certo. Un po' andata male sta truffa, eh. Sì, però mi piaceva quell'ape. Hai capito? Poteva vendere quella. Vogliamo provare a vendere l'ape? Qualcuno comprerà un'ape. Se avete una dark chat. Orio il camion, dai. Aspetta che cazzo. Arrivo a monnezzare, ecco. Stai attento a chi la monnezza, quello è pazzo. Sì, è pazzo. Aiuto. Rapire i minimani, non possiamo farlo, non c'è bella pistola, ragazzi. Sarebbe figo, quello che volevo fare era quello. Non c'è nessuna dark chat. E come si fa a mandare dei messaggi per dire... vendo cose così. Bisogna conoscere probabilmente la persona in questione. Non ci sono cose illegali. Non lo so, forse lo zio lo conosce meglio di me. Zio! Aia! No. È ubriaco e non c'ha ancora la patente. Zio, stai attento. Finiamo l'ospedale di nuovo. So guidare benissimo, mettete la cintura. Io ho uno sputo. Mettete la cintura. Ce l'abbiamo. Se mi sputano addosso vado a terra. È il sera, ma tipo chi è? Ci possiamo provare. Una sofferenza.
E quindi che cazzo facciamo? Annaggia. Zio, abbiamo un macete, possiamo provare a minacciare qualcuno. Ecco. E chi potremmo sconcire dei soldi minacciandolo con un macete? Non lo so, qualcuno di ricco. Ciao, pH acido. E facete attenzione alla Bibbia. Zio, stai attento, investi tutti. Attenzione. Zio, l'import escort ci stanno un sacco di persone. Andiamo all'import escort. Andiamo all'import escort. Allora. Ma secondo te, Trippa, riusciamo a fare un ordine all'import-export e rubarglielo, tipo? Boh. Lui farò pagare prima, gli anticipo quello intelligente. Non si fa fregare nessuno. Ho capito un'altra macchina, questa. Uy, è bella usa. Questa. E ce ne dobbiamo andare in 4, però. Attento metagame, dove? Metagame di chi è? Devo trovare un'altra macchina più grossa. Che fa tranquillamente, Tita benzina e rapinate quelli che vendono. Ma che vendono chi? È che non c'è. Cioè, tipo, ci stanno i mini market, però serve la pistola per forza. No, senza mani, oh, senza mani. Zio, stai attento, zio. Abbiamo trovato la macchina. L'abbiamo trovata. Andiamo subito a vendere, questo ci fa un sacco di soldi. Non importa, ok. Adio. Ecco, l'hai già rovinata. La dobbiamo vendere? Oh! Ma che è successo? Oh! Ma non ho fatto niente stavolta, a caso! Si è buggato quando ho cambiato la visuale. Non mi fa più cambiare la visuale adesso. Cosa sta succedendo, ragazzi? Cosa sta... Ma la cima sono volato dal tetto della macchina a caso. Non si sono neanche accorti che non ci sono. Aiuto! Macchina fantasma. Non si sono accorti. No, vabbè, basta ragazzi, è inutile, cos'è che facciamo altro? Non riusciremo mai, mai nella vita a prendere una qualsiasi cosa. Non si sono neanche accorti che... Ma non si sono accorti che mi hanno lasciato col dito che punta. No, non riusciamo mai a prendere una pistola, ragazzi. C'ho il conto meno 2800 dollari, c'ho. Con cosa pago? Gli ho avvertito, ma non puoi, è metagame questo, non si può fare. Oh, aio, cavolo, ci penso io qui, qua, Ecco, ho steso. Ma c'ho la miseria, cavolo, sempre per terra trovi, Andiamo. Cosa sta succedendo, ragazzi? No, mi sta venendo mal di testa. Mi sta venendo mal di testa, ragazzi. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo sto gioco? Cosa sta succedendo? Ah! Cos'è? Cosa? Non mi fa cambiare visuale. Atti. Oh. Ehi. E mi sa che sono buggato. Forse è meglio se rilogo, ragazzi. Sì, è esploso tutto. Oh, Trippa. Ehi. È esploso tutto, prova, ragazzi. Prova a venderla qualche ghetto sta macchina. Aspetta. Saltato in aria, ragazzi, è esploso tutto. Proviamo a rilogare. Vediamo se riesco ad entrare. Oh, che duro. Tutte le volte. Ok. Ah, un attimo che riloggo. Ragazzi, che fatica a giocare a sto videogioco. Mamma mia. Ok, stiamo arrivando.
Stiamo arrivando. Ultimo tentativo, ragazzi. Ultimo tentativo. Ho mezz'ora per riloggare. Vado a pisciare intanto. Ecco, scusate. Ho tirato una pisciata gigantesca, ragazzi, scusate. Questo? Una panetta gigante? Faccio questo. Ecco, faccio morto. Vediamo questo. Se si accorgono che ci sono. Ma quanta roba stai tirando fuori? No, metti via quel panetto e portiamo Tommy all'ospedale. Potato lighe, niente, esploso tutto. Poi vendere sta macchina? E bacio pure questo. Beh, e quello vorrei capire dove l'hai tirato fuori. Non penso dalla giacca. Oh, giacca, sì. Andiamo. Secondo me è una tasca di carne. Andiamo. Anche non si ribaghi. Ma l'ospedale. Eccoci. No, è dall'altro lato. È dall'altro lato. Lasci qui la contanti. E chiamo. Allora, adesso forse sì. Eccolo. Tu stai alla macchina, arriva. Mi raccomando. Ma tanto vado comunque in negativo, ragazzi. Non c'ho più soldi. Sesta volta all'ospedale, ragazzi. Ehi! Sesta volta. Salve, dottore. Aiutami, salvatemi. Avremo bisogno di una mano. Pensa quante cazzo volte mi hanno visto. Aiutate il povero Tommaso. E anche io ho bisogno un po' di cura. Oddio. Sempre noi, ragazzi. Sempre noi. Ah, mi ha messo manco su. Vabbè, ci accontentiamo. Quattro fila, ragazzi. Oh, oddio, ecco. Dottore, grazie mille. Sto benissimo adesso, grazie. Mi faccio vedere un attimo il conto, che mi è arrivata la fattura. Benissimo. Meno 6.000 euro. Grazie. Come? Ma gliela pagherò, non si preoccupi. Gliela pagherò, glielo prometto. Non si preoccupare, ho già mandato tutta l'assicurazione. A posto allora. A posto. Esco come un signore, come tutte le volte che sono venuto qua. La ringrazio tanto per questo servizio. Per dove?
ci mancherebbe il mio lavoro. Ma ci sono, c'è qualche locale in città qua che... Vado al Vanilla. Al Vanilla, ah. Vanilla, ci sono solo piselli. Zio! Ah, ehi! Eccomi, mi hanno riaggiustato. Ecco, bravo. Ho controllato, il conto, meno 6.000 dollari. Non sei via, cazzo, porca miseria. Ma non è che, scusate, visto che siamo poveri, non è che c'è qualche soldo, qualche cosa da mangiare, una cosetta da mangiare, lo vedi? No, una cosetta da mangiare, sto male, mi fa male lo stomaco, c'ho fame. Una cosetta da mangiare ce l'ho lei. Dimmi il numero che hai sulla cintura. È 394. Una cosetta da mangiare. Ecco qua. Grazie, gentilissimo. Scusatemi. Un gentile. Ok, andiamo. Oh, zio! Ehi! Ma non è che si può fare l'abbonamento all'ospedale, visto che tanto veniamo di continuo? Non c'è, scusi, signore, ma non è che c'è tipo un abbonamento mensile? Sì, ora fanno un po' di sconto. Non ci sono abbonamenti. No, purtroppo no. Ma posso prendere quella? No, quella no, quella all'ospedale, cioè, che come fa lei? Ah, ma la prendiamo in prestito. Quella la riporto, dai, la riporto. No. Ah, zio, non ti preoccupare. Ma non si apre? Salgo in macchina, ecco, sono salito. Vai, sale. Ecco, sono salito in macchina. Zio, guarda che ti fai male, non c'abbiamo più soldi. Ok, basta, mi sono stufato, questo è allora. Ehi, allora. Arrivederci. Arrivederla. Ehi. Arrivederci. Ci devo fare un quarto, fra un'oretta. Guido io, forse guido sì. Io. Guido io. Perfetto. Noi. Benissimo. Non vi occupate, no, guido no. Io. Guido io tranquilli, Ok. Ho preso lo zio. Andiamo. Ma Trippolo è finito. Detto. Si è fatto il bidet anche lui. Sì, sì. Arrivederci. E mi sa che tra un po' me lo faccio anch'io il bidet, ragazzi. Che mi sento un po' sporco. Allora, possiamo provare a vendere sta macchina. Però adesso è rotta, minchia. Come è rotta? Come è rotta? Io la vedo rotta davanti. No. No, io la vedo bene. Dopo possiamo provare a vendere a qualche ghetto. È una bella macchina. Andiamo. Ah, proviamo a venderla al ghetto. So io dove vendere. Quindi la giacca di soldi. Ma sono finti. Non me la compro. Bella sta visuale, ragazzi. Che meraviglia. Tutta così passa. Andiamo. Allora, bisogna cercare di fargli capire che gliela si vende. Adesso si fa un altro incidente, sta a vedere. Si fanno andare i soldi e poi dopo gli si dice va a parcheggiare così diventa tua. Esatto, hai capito? Esatto. Ciao polizia, Mi trovi in serio, ti piace? Non ti fermare. Che... Nel senso, ok, però non riesco a fare un euro perché porca puttana. Ogni volta che facciamo qualcosa mi schianto, io avrò già pagato boh 30.000 dollari all'ospedale, ragazzi, quindi... Cioè, non abbiamo più una lira, non siamo mai riusciti a fare soldi. I pochi che abbiamo fatto li abbiamo speso. C'ho meno 6.000 dollari nel conto. Cioè, ormai... Non sei come tu su GTA Online, la moscura... Ma io non sto giocando GTA RP, un'altra cosa. Allora... Fai qualcosa senza di... effettivamente potrei rimanere più vivo. Però non saprei come muovermi, non so neanche dove andare per dire faccio qualcosa, non so da che parte andare. E quello la polizia lì che ci fa, oh. Devo cercare un po' di ambientarmi, anche qua sta facendo un disastro atomico questi. Ah, qua c'è il macchinino di prima. Ehi. Non ci sta nessuno che vale. Cavolo. Ce non ci stanno più i gangster di una volta comunque. Che cavolo. Siamo vicino alla polizia, andiamo. Un giro in miniera su 10k mi dici se ti va bene. Ma in quanto tempo? Perché comunque, cioè, il concetto è non voglio mettermi qua a farmare. Non gioco GTRP per mettermi a farmare. Che cavolo. Ma meno male che non ha visto come sono messo. Meno male. Aspetta che c'è qui. Allora. Ah, adesso la vedo pure io un po' rotta la parte davanti.
Ma non c'è nessuno. È subito senza mani, andiamo. Mezz'ora buona. Con la terza mano, ecco. Sì, la K47, ragazzi. Non c'è nessuno, ma che c'ho meno $6,000. Oh, mi sa comunque tra un po' esco, ragazzi. Non so che cazzo fare in sto server. Si può rubare al banco anche una Jeep e una corda. Sradichi al morso 20k sport, forse. Ehi. Ma comunque, cioè, sbaglio o la gente dorme più, per più del tempo? E che uso io. Grazie Thunder per il Prime, benvenuto. Benvenuto, benvenuto. È solo che entrare in una gang, ragazzi. Ci volevo fare lo sfigatello così. Invece, boh. Ah, che cavolo. Niente, non ci stanno i gangster. Allora, andiamo all'import però, quindi. L'import? Perché? Se no dobbiamo... l'ho fatto, Potato. L'ultima volta in cui siamo andati ci hanno sparato istantaneamente. Per fare soldi. Se fai lo sfigato alla pistola... lo so, Sir Joe, è questo il problema. Perché fai i soldi? Cioè, ma avevano detto gli admin che era molto più facile fare soldi, invece. Cioè, prendere la pistola. Oh. E questo è il problema. Oh, attenzione! È roleplay, in teoria sì. Pratica anche. Solo che questa posizione non è molto realistica per il roleplay. Andiamo all'import lì. All'import lì. Ma che dobbiamo vendere all'import? La macchina. Oh, ragazzi, poi andiamo all'import. C'ho un salto all'import. Ma poi... tu sei sicuro che sei qua all'import? Aiù! Lo so io dove è l'import, ci sono stato mille volte. Ecco, ora è scassata la macchina. C'è pure Franco all'import. Pure Franco. Che spendi 10 euro? Ma io non do un centesimo. Amico Franco. Franco. Amico mio Franco. Ma se no, non ci posso provare a fare. No, ma tanto che. Abbiamo un euro. Non c'è un caso. Ma non sarei più popolato, anche se magari ci sarà più fail RP. Passerei tutto il tempo. Tanto tempo in assistenza e portare, però c'è più gente, amici. Più drift. Non lo so, ragazzi, vediamo. Magari una prossima volta su un'altra serie faccio una cosa più organizzata. Qua era un po' un casino così. Ha bevuto. Non si può, Matteo, rubare la pistola così. Non è così facile. Dovrei venderla tu la macchina. Ok, ce la metterò tutta. Tirerò fuori le mie doti. Ma ti sta peccare a cosa? Sono i lavori? Ma quello la puoi comprare, si compra. Ho capito, ma cosa fanno tutti questi appiccare in autostrada? È che ce la compro e quello ti spiego. Cioè, allora, c'è un bagagliaio enorme che c'entrano 50 kg di roba dentro. Perché GTA oggi? Perché no? Un sacco di roba. Che quello che sbiascica, che è clapperone. Uccidere quelli lì e gli rubiamo l'appiccare con la roba dentro? È qua vicino all'import, se vuoi fare, basta. Fare poliziotto mi sembra noioso come concetto. Perché lì, cioè, non è che puoi uscire tanto al personaggio, okay. Stare lì e fare poliziotto e basta. Allora. Ti chiamano, oddio, inseguimento. C'è uno che è caduto, arrivi lì. Secondo me è un po' limitante fare il poliziotto, ragazzi. Allora, siamo arrivati. Quasi, ecco. Alleluia. Ti piace questo server? Oh. Come faccio a saperlo? Non ho mai visti altri. Oi, va lui. Ehi. Amico. Oi. Ehi. E avete fuori le abilità. Oh. Che sta succedendo qua? La signorina è impazzita. Me ne hanno pensato, lascia perdere. Non ti sconcentrare, Tommaso. Dobbiamo riuscire a vendere la macchina. Che situazione interessante. Aspetta, ce lo fa un video. Giurirei. Fa gli influencer. Giurirei. Ma tu li hai visti i nudisti? No. Poi ti parlo dei nudisti. Allora. Wow. Signorina, spinga un pochino di più con quelle gambe. Oddio, brava. Ehi. Oh. E niente. Ehi, bravo. Ehi. È così che poi si inizia a prendere la 104. Fatto. Bel video. Sì, la macchina sì, il colore non è un po' una merda. La possiamo vendere? No, non la voglio. Sei sicuro? Me la fare? Guarda che c'ha pochi chilometri, è quasi nuovo queste. Se me la vuoi regalare perché sono meno sotto lo zero in banca. Wow, un fratello! Sotto lo zero. Quanto sotto lo zero? Vai a lavorare, vai a lavorare. Io sto almeno 6.000.
Io ti supero di gran lunga. Mamma mia, poraccio. Già. Allora, oi, ecco, ma ci sta un altro signore, forse lui. Io vai a chiedere. Vai a chiedere se muovo la macchina. Vado, vado. Signore! Ecco, vediamo un po', ecco. Okay. Scusi, gentiluomo! Gentiluomino! Scusi, gentiluomo! Dica. Volevo proporre questa bellissima macchina da vendere. Ma è scappato! Vai a chiedere. È scappato. Vado a chiedere. Vai a chiedere. Scusi, gentiluomino, c'è una bellissima macchina rosa che volevo provare a vendere, se può essere interessato. Guarda che bella. Ehi. Ma che cazzo è sto matto? Che mo fa, oh? Vabbè, oh. Prossimo. Ehi. Dici che mi ho preso l'auto? Io? Ho preso l'auto. No, io sto dicendo questa qua. Le volevo vendere questa, se la vuole. No, non ha capito. È suo amico quello che mi ha preso l'auto. Amico, yeah. L'amico? Yeah, ma non lo so. Io c'ho questo... Io sono nipote dello zio qui. Ehi, cavolo, la gente fa scorbutica, Certo che oggi... Salve, avete deciso di vendere lingotti? No, io no, vendo la macchina. No, stiamo provando a vendere questa bellissima macchina che abbiamo ereditato. Dal nonno. Ereditato dal nonno, sì. Che bel gusto. Le piace la macchina? Il nonno ci aveva fatto suo. Le piace? Infatti. No, le piace la macchina? Bella, bella. Per caso interessato? No. Come no? Perché no? Quanto la vendete? Sì. Sentiamo. Allora. Zio. La vendiamo $80,000 è sua. Salve. $100,000. $100,000 è sua. È $100,000. Vabbè, è usata, 180,000 allora. È usata, Di più, di più. $250,000. Guardi qui, guardi. Guardi qui, guardi. Vabbè, faccia lei il prezzo allora. $2. Ah, ci sta prendendo per il culo. Guarda, sta prendendo per il culo questo, zio. È un insulto a pubblico questo, pubblico, un insulto a pubblico. Niente lingotti? No, la macchina. Lingotti. La macchina, la vuole o no la macchina? E lei la vuole la macchina? Facciamo così. C'è $104,000 e le do anche 10 lingotti. E gli do anche 10 lingotti e omaggio. Ehi. $104,000 e 10 lingotti omaggio. Io accetterei forse lei. Beh, dovrebbe prima intanto venderla al concessionario usato per controllare se i documenti sono a posto. Wow, ma perché mettere sempre in mezzo l'agenzia e poi si prendono percentuali? Invece la possiamo vendere diretta. Purtroppo il cambio di proprietario non si può fare così sul momento. In privato. Come no? Se entra. È facilissimo, se... dai i soldi, io ci do le chiavi che la macchina è no, diamo, è stata lei. Le diamo le chiavi, lei la guida, noi. Quindi la macchina è sua, capito? Ci pensiamo noi quello poi. Avete veramente le chiavi? Certo. Zio, fagli vedere le chiavi. Ecco, guarda, ecco, guarda, qui dentro la giacchetta, guarda, ecco, lo sto tirando fuori adesso, ecco. Aspetta. Si fida adesso? Gran ecco. Poco. Ecco. A mia no, idea. Quelle non sono chiavi. È un bicchiere di... una bevanda molto probabilmente alcolica. Sono le chiavi. Ah. Le chiavi. Sì. Le chiavi è un bicchiere. Ce l'ho le chiavi io, ce l'ho, l'ho detto. Ce l'ho in tasca, come faccio? No, vabbè. Sì. Bisogna la vuole. Il concessionario, per forza. 104,000 più, vabbè, facciamo 12 lingotti. Se invece ci vende, cioè noi, se invece ti do dei soldi per i lingotti, come la mettiamo? Quanti soldi? I soldi per i lingotti? Quanti ne avete? Ce facciamo? Io ne ho 14. Fammi fare dei conti. Vediamo. Che sta succedendo, ragazzi? 14. Se ti do $1,456. Ma che cavolo a quel paese? Vai sul cazzo voi. No, voi no, no, no. Noi rubatori. Noi dei rubatori. Allora, sgommata qua, come sta sgommata? Ecco. Oh, zio, ma quanto è sgommato forte? Quanto è sgommato forte, zio?
Ma lo stavo convincendo, stava per comprare la macchina. Ma è che avevo io solo non ti fidi, zio, delle mie capacità. Rubala solo. Marco Post, grazie ai 7 mesi, bentornato. E fino a fatto quell'altro. Come è andato quell'altro? Ma come si chiama? Non lo so, io lo chiamavo Gianfraschio, ma non lo so. Ma che cazzo è andato? Salve, ehi, le interessa la macchina, lei? Non c'ho soldi. Non c'è soldi, che dici? La capiamo. E ma chiede quello, vai. Quindi RP lei è un coglione, no, che così, RP è? Le interessa la macchina, lei? Dipende, quanto la vendete? Allora, per lei è un prezzo speciale, 104.000 e le offro un omaggio 10 lingotti. Ah, un prezzo speciale per una persona speciale? Certo. Esatto. E la può anche regalare ad una persona speciale. Ha capito. Però prima devi comprarla da noi. Hai capito? Come avete avuto questa macchina? Ho comprato. Allora, l'abbiamo comprata ovviamente. Usata. Ma vi può vedere anche dalla forma, un pochino usata. Comprata? Sì. Ah, strano. Ok. Da un amico. Ah, ok. Mi sembrava un'altra cosa, però sì. Quindi 104.000? Sì. Esatto. Più quanti lingotti? 10. Però così rovina il numero, Facciamo 20 lingotti. No, 104 lingotti. 104. Ah, boh, a 4 allora. Altri però 4. 69, 69. Va bene, va bene, a 14 lingotti, 104.000 però. Vabbè, però bisogna passare per concessionario usato. Ma questo ci vuole pregare quello che va a fare, come che dici? Zio, bisogna trovare qualcuno che ce la compri sta macchina. Non c'ho la lezione, oh. Ma dove è andato quell'altro? Ma che cavolo, se è sparito? È sparito, vediamo se c'è qualcuno qua che la vuole la macchina. Buongiorno. Ehi! Salve. Ha interesse la macchina, lei? Quanto la vendete? 104.000. Sì, quanto la vendevamo pure? Come è vostra la macchina? Che saccio, ragazzi. Certo che è mia, questo, l'ho comprata con i sacrifici, hai capito? Ah, con i sacrifici, ok. E quindi ho sacrificato un sacco di persone, ragazzi. Effettivamente. Come sacrificato sotto di persone? Aspetti. Erano degli eroi, sapessi. Infatti 104.000 so pochi, dovrebbe essere almeno il doppio. Pensi a quanto sudore di persone sfruttate per fare questa macchina. Pensi lei, un sacco di bambini. Pensate ai bambini. E alle donne incinte anche. Esatto, la vuole 104.000. 104.000, però bisogna passare per concessionario usato. Ma questo ci vuole fregare. Marò, il concessionario. Oh, mamma mia. Mamma mia, guarda, sto fatto. Torniamo a casa. Ma siamo contro mano, zio. Oi. Oh, c'è un nuovo cliente. Guarda, c'è un nuovo cliente. Oi. Forse c'è un nuovo cliente. Questi qua, guardi. Ehi. Scusate, gentiluomini. Scusate. Vendiamo questa bellissima macchina rosa, se siete interessati. Sono a posto, grazie. Come se avessi accettato. A posto così, come se avessimo accettato, veramente. Veramente? Allora accettato, scusa. No, non abbiamo i soldi per farlo. Hai accettato, ok. Allora 104.000 soldi. Insomma. Sono 104.000 dollari. Le mettiamo 104.000, grazie. 104.000, vi interessa? 104.000. No. Come se avessimo accettato, ripeto. Ok. Quello con i capelli blu per me la vuole. Guardalo. Capelli blu. Uè, capelli blu. No, ragazzi. Cresta di luna. Non mi serve. Veramente. Ma come non le serve sta macchina, guardi. Fai questa offerta speciale. Ai cavolo. Mi sa che non la vuole, oh. Anche questo non tiene i soldi. Guarda tu. Niente, zio, ci è andata sparito. Molto male. Non si sfiga che ci abbiamo, zio. Che fai? C'è cioè, di mettere la macchina che non siamo riusciti a vendere. Io con la bottiglia mia. Ehi. Ok, ragazzi, posso essere sincero? Senza mani, zio. Senza mani. No, zio.
Zio, ci andiamo a schiantare, non teniamo più soldi. Ehi. Occhio. Sarebbe naturale uno ricco che adesso per pietà ce la prende. Andiamo alla polizia a denunciare che c'hanno... Che c'hanno? Che c'hanno... Che ci hanno picchiato prima. Ma chi ci ha picchiato? Ci hanno picchiato prima. Ti ricordi? Chi? No. Non ti ricordi quelli fuori dal locale? Ah! E che dobbiamo denunciare? Che ci hanno picchiato, facciamo la denuncia quelli. Va bene, mi fido. Ah, dovevamo denunciare pure quello che mi ha investito con il camion della monnezza. Possiamo denunciare. Andiamo. Andiamo. No, noi non lavoriamo, noi reddito di cittadinanza, ragazzi. Tieni a fare la denuncia per un'ora, ma tanto... Cioè, tanto lo facciamo in modo troll, cioè capirà subito che stiamo prendendo per il culo. Vai allo strato. Mamma mia, zio, basta bene mentre si guida. Ecco, allora. E vogliono controllare la macchina? Oddio. Zio, scusami un attimo però. Ehi. Cioè, tu non tieni la patente e vuoi andare dalla polizia con una macchina che non è nostra. Ci pensa zio. Io non so se fidarmi. Ci pensa zio, si preoccupare. Parcheggia bene. Ok, un po' più indietro. Ok. Andiamo. Allora, non si può parcheggiare dalle 6 del mattino alle 6 del pomeriggio. Che ore sono? A sono posto. 6 e mezzo. A posto, preciso. Andiamo. Allora, dobbiamo denunziare a questi. Allora. Io pure un'altra denuncia che ho fatto, un'altra denuncia che ho fatto. Ah sì? Ah, mi fido allora, va bene. Vabbè. Ma è gente affidabile questa. Ehi, o vedi che numero c'è lì sopra? Ah, ho capito perché vai qua. Polizia, dobbiamo denunciare! Ehi, c'è su! Dobbiamo denunciare! C'è su! Ecco, ho scassato tutto. E c'è su qua dentro! Ehi! C'è tanta criminalità fuori, non viene nessuno a lavorare. Ma che cavolo! Aspetta, senti. Oh! C'è solo! Io scasso tu. Oddio, scusa, aio, zio! Oh, scusa, zio! Non pensavo che fosse così lungo il mio braccio. Rompo tutto. Ecco qua. Gesù! Ma ha rubato i soldi sta macchinetta e merda! Ehi! Ridammi il caffè! Hai sfasciato, tu! Non si rompe, robustissime! A vedi qua, aspetta! Comunque veramente poco popolare, forse perché è agosto, ragazzi! E quindi... Ce la vuoi tu, Michio? Ci resta qualcuno per forza qua! Allora... Ehi! Polizia! C'è nessuno! Che è arrivato? Aspetta un attimo. È uno tutto ingiacchettato. Ehi! È un procuratore forse. Non c'è da lì che ti sparano. Come mi sparano? Non c'è da lì che ti capito. Ma come mi sparano? Ma... sparano tutti i miei, ma pazzi. Perché mi sparano? Scusa, ma è la polizia. Sono pazzi questi. Adesso gli scasso la macchina a questi. Così imparate. Lavorate. 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 Ecco. E così imparano sti strunzi. Non lavora nessuno. Le telecamere ci stanno. Hai visto che sono arrivate? Oi, polizia, oi. Ecco lì. Polizia. Polizia. Ecco, è entrato, aspetta, andiamo. Di qua. Io sono tipo il palio proprio fanculo. Polizia. Oi.
Ecco. Aprite la porta. Si chiude. Ok. Ehi. Ce l'ho fatta. Era un po' rotta. Ah, siamo venuti perché avevo sporto una denunzia, capito? Non ho capito. Spiega per bene. Ha detto che vuole che sporgiamo la denunzia. Ah, dovete fare una denuncia. Esatto. Dobbiamo fare una denuncia, zio. Perfetto. Sì. Allora, venite tutte e due o uno basta? Ah, tutte e due andiamo. Perfetto. Okay. Allora, cortesemente, entrate, palla al muro e alzate le mani che dobbiamo procedere alla perquisizione. Aspetta, palla al muro. Aspetta un attimo, scusi, devo andare a prendere in macchina, l'ho lasciato. Sì, ho lasciato il telefono, so come faccio. Sì, sì. Hai lasciato il telefono in macchina. Oh, boh. Alzi le mani. Palle al muro, quindi. Sì, spalla al muro. Palle al muro, ecco fatto. Controlli pure. Sì, sì. Ok. Allora. Forse allora, questo lo prendo per sicurezza, il macete. Poi sì, non si prova. Certo, certo, lo usiamo per aprire le lattine, quello. Beh, mi sembra pure eccessivo. Allora, abbassi le mani, si mette da questa parte, aspettiamo il suo amico, collega, non lo so. No, è lo zio lui. Adesso vediamo un attimo quando... Okay. Ma dove è andato lo zio? Ma mi ha lasciato qua da solo. No, boh, intanto mi faccio un giretto, così vedo un po' come sta casina qui. Ma dove va? Guardi qua che bello che è. Wow! Venga qua. Che finestre! Stavo qua. Che la prima volta che non può girovagare okay. Così. Ma scusi, nemmeno una sedia per sedermi. Aspetti qui che poi adesso che poi li faccio sedere per fare la denuncia. Dai. Va bene, va bene. Vediamo un po'. Il suo amico si è perso, mi sa. Adesso lo chiamo lo zio, un attimo. Sì, sì. Probabilmente è andato a bere da qualche parte. Pronto, zio? Ehi! Zio, dove sei? Dove sei andato? Arrivato, sbrigati, qua non c'è neanche un posto per sedermi, mi stanno facendo male le gambe. Arrivo, sbrigati! Entri. Alzi le mani, metta... Alzo le mani. Palle al muro, zio. Palle al muro, eccomi. Ok. Ok. Allora. Aspetti un attimo. Ok. No, mi sa di no, Gab. Non so chi sia. Domani iniziamo con l'ho diretto e via. Andiamo. Ovvi. Ma guarda che organizzazione ci sta qui dentro. Un'organizzazione incredibile. Se facciamo così, sedetevi. Uno da qua e uno da là. Forza. Uno qua, uno là. Mi posso sedere qui? Okay. No, in questa sedia qua, in questa sedia qua. Wow, fammi un po' vedere che bel PC c'ha qua. Si tolga da qui. Ok. Sedersi qua. Ok, mi scusi. Nelle sedie senza PC. Senza le rotelle. Pensate. Allora. Aspettate un attimo che adesso prendo subito la denuncia. Ehi. Ma l'altra denuncia invece avete fatto qualcosa o no? L'altra denuncia, aspetti un attimino il controllo, vediamo se c'è. Allora, denuncia di che cosa intanto? Allora, ci dobbiamo denunciare uno che ha investito un asino. No, che tempo fa dico, la prima denuncia di che cos'era? È quello denunciato uno, quel proprietario. Nelle STEMS lo metterò. Che lavora, allora, lo metterò. Il documento, Monaco, grazie del Prime, sì, t'ho visto, caro, grazie del Prime. E non ce l'ho adesso dietro. Non ce l'ho. Beh, una patente? E non ce l'ho, non l'ho ritirata. Nome e cognome? Gustavo, la fava. Gustavo è il nome. Ok. Si mette i pantaloni, mi scusi. Scusa, che fa un po' caldo qua dentro. Non mi interessa. Mi passi il suo documento? Allora. Ok, chi è che ha fatto la prima denuncia? Ho fatto io. Lo zio. A nome? Lo zio. Sempre Gustavo la fa. Gustavo. Lo farò, Trouble. L'ho fatta qualche giorno fa, io mi ho detto adesso andavano a prendere quello.
Quanto tempo vi stanno facendo fare dalla poliziotto, ragazzi, mamma mia. Allora, perfetto, che non, non c'è niente qui, quindi forse l'hanno già risolto. Hanno già risolto. Se, risolto. Non c'è se non c'è nell'archivio, hanno già risolto. Hai visto, zio, fatto. Apposta, comunque, risolto. Allora, prendiamo questa denuncia, quindi... chi è che vuole denunciare? Tommasino. Denuncio io? Ok, Tommasino come? Tommasino... in che senso come? Il cognome. Ah. Mi ripassi il documento? Sì, sto facendo la denuncia. Mi ripassi il documento così ti scrivo tutto quanto? Ecco qua. Fagioli si chiama il cognome. Sì. È vera la patente, l'ho presa vera, non è finta. Succede quanto a posto? Sto facendo una denuncia. Quella che l'ho pagato. A chi denuncia, cortesemente? E chi denunciamo, zio? No, come non so come si chiama. Il sistema di raccolta spazzatura. Denuncia quindi il sistema di raccolta spazzatura? Sì, perché stavamo passeggiando in suolo pubblico e mi hanno investito un camion della spazzatura. Ok, quindi... Ho messo tutto, hai capito? Sì. Ok. Ho pagato un sacco d'ospedale. Addirittura? Un sacco. 4.000 Non tengo più una lira. Perfetto, quindi... L'agenzia della pulizia della città, quindi. Esatto. Capito. Mille. Perfetto. Allora, data del 17/08/2023, il signor Tommaso Fagioli insieme al signor... Gustavo La Fava. Gustavo La Fava, denuncialo l'agenzia di pulizia cittadina per aver investito il signor Tommaso Fagioli... Esatto. In suolo privato o pubblico? Non è pubblico. Pubblico, perfetto. Sì, pubblico. Chiedo anche un risarcimento dei danni, delle spese mediche. Richiedendo un risarcimento dei danni per le spese. Esatto, tutti gli $85,000 che ho speso. Esatto. Questo qua bisogna vedere prima. Intanto faccia 70 allora. Intanto scrivo del risarcimento dei danni medici, punto. Poi si vedrà per questo. Vabbè, no, è 60. Non decide, lei non ha capito. Dobbiamo avere il referto medico, non suo. Referto medico. E ci deve mettere anche i danni morali, però. No, nessun danno morale. Come no? Non vede che piango. Mi sento più lo stesso da quando mi hanno svestito, mi sento più lo stesso. Non si preoccupi, ora parleremo direttamente. Non vi preoccupate, adesso andremo direttamente dall'agenzia della polizia cittadina e parleremo di tutto quanto, ok? Grazie, lei è gentilissimo. Prego, va bene? In caso se avete ancora bisogno, il desk è sempre aperto. Ok, grazie mille. Voglio benissimo. Non si preoccupi, prego. La voglio bene, grazie. Seguitemi. La voglio benissimo, veramente tanto. Un bene incredibile. La ringrazio. La voglio proprio. Ma quando è che meritate la patente poi? Ma hanno levata 2 giorni fa la patente. Non so dirle, signore, purtroppo. Non ero io. Allora, a chi devo consegnare il macete? A me, grazie. A Tommasino. Ok, allora, aspetti un attimo. Perfetto, numero? 511. Perfetto, arrivederci, buonasera. Grazie mille, mi raccomando, faccio esercire tutti i $50,000. Non si preoccupi. Grazie. Arrivederci. Oh, ma che persona affidabile. Allora, io ho appoggiato la droga in macchina, capito? Ah, io l'ho tenuta in tasca invece. Ma c'è più anche cos'è la macchina? Sì. Che sei un amico dello zio? Io? Che sei un amico dello zio? Zio! Ci sta un amico tuo qui! Ehi! Qui! Che cavolo sei tu? Gustavo! Ma non sei, sei quello della cosa del mercato nero, levati! Non ti voglio vedere! Oh zio! Oh ma che stai a fare male, zio? Devi stare attento! Poliziottia! Ti accoltello se ci provi! Cosa? Tu accoltelli me? Adesso!
Stai attento, vai via da zio, chiamo la polizia. Adesso chiamo la polizia. Polizia! 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 Aiuto, polizia, aiuto! Aiuto! Polizia, aiuto! Ah, ti beccherei una bella denuncia per quello che hai fatto. Io dico che c'hai un macete, come la mettiamo? Vabbè, ma tanto appena arriva non nascondo, che pensi? Che non mi hanno insegnato come funziona. Te perquisiscono, bello. Ma lo sanno già, l'hanno già visto. Ma la polizia non c'è, non lavora nessuno qua. Bisogna fare giustizia privata. Ecco, non ti permettere mai più di toccare lo zio, capito? Ecco. Dobbiamo fare la giustizia privata qua. Che tanto non lavora nessuno. Andiamo. Ecco. Wow, parkourista. Scendi. Fuori dalla mia macchina. Ah, ma aspetta. Polizia. Polizia! 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 Wow, ma non lavora nessuno qua! Non mi inseguire mai più! Zio, hai scassato la macchina ancora di più! Andiamo! C'ho il motore giallo, tutta questa macchina! Ma boh, tanto, non si riesce a vendere a nessuno! La polizia fa schifo! Cavolo! Andiamo, leviamoci! Guarda questo, un altro ubriaco! Ma era amico tuo, perché ti ha picchiato? Ma è che ho capito che è un pazzo, lascia perdere. Grazie, eri il David, grazie mille il sub, molto gentile. No, non è il bambino di ieri, c'ha la voce da bambino di 8 anni quello di ieri. Allora. Ah, guarda tu, che cavolo, oh, adesso. Zio, ma dove stiamo andando? Non fa la monnezza perché qua è. Oh, guarda questa macchina. Oi. Oh, questa è meglio della nostra. Ma che bello! Oi! Ma che cazzo è? Questo pazzo. Esca, lascia la macchina ai più bisognosi. Andiamo. Guarda te, sto vecchio. Oi, che cavolo. Ha detto? Non lo so, non parlo la sua lingua. Deve essere straniero. È straniero sicuro. Ma va velocissimo sta macchina, oddio, oddio! È velocissimo, ma non fa che cavolo. Non mettersi la cintura questo qua. Un Ferrari, un Ferrari. Questa la vendiamo tantissimo, è pure perfetta. Hai visto? Ok, hai niente, nessuno. Non sei mai interessata. È uno che non pensa quello. Allora, come la si vende sta macchina, zio? Ma è che uso io? Abbiamo beccato qualcuno che è interessato. No, no, non la rompo, vado piano. Forse c'è l'ospedale, c'è sempre gente lì. Vogliono sempre tutti. Andiamo. Se solo mi ricordassi dov'è. Ops. Aiuto. Te l'avevo rovinato un pochino. Ho messo il GPS. Grazie, grazie zio. Tanto la compra nessuno. Allora. Portala al concessionario. Ma è rubata. Che dobbiamo fare? Hai la patente? Io sì, lo zio no invece. Per quello guido io. Oi! Scusate! Oi! Scusate! Scusate, siamo. Ma ricordi me, tenga a sparare la blu! Oi, oi! Allora! Sta ricordi, tenga a sparare la blu! Siete interessati! Siete interessati alla macchina, vi piace? Bella, no. Prendo 300.000 dollari in contanti se vuoi. 300.000 dollari? 300.000 dollari! Ok! Sì. Affare fatto! La vediamo! La vendi? Sì. Esatto, la vendiamo. Sì. Peccato che non si può fare. Domanda. Come non si può fare? Gliela lasciamo qui, diventa sua. È venuto. Vuoi fottere a me per caso? Oh, 0 metri, oh.
Ma tu sai che sono io? Eh? Ci sta rubando la macchina che abbiamo rubato, cioè quello che abbiamo comprato, niente, con tanti sacrifici. Non ho visto niente io. Ma con tutti i sacrifici che abbiamo fatto per prenderla. Sì, sicuramente l'hai rubata al primo che capita. Scusa, ma sei razzista? Ma che significa? Scusa, ma sei razzista? Eh? Io razzista, no. Sei mai. Razzista? Eh? Perché vuoi intuire che l'abbia rubata, eh? Beh, al massimo è preso in prestito. È in parte preso in prestito. Ma guarda che facciamo. Vedi che c'ho ragione. Ma non è rubata. Antenna, che chiamo antenna? Sei una scopa, c'hai una scopa in testa. Ora ti uso per pulire per terra. Poi ci pulisco il pavimento con la testa tua, hai capito? Scendi dalla macchina, scendi. No, quella non è mia la macchina. Oggi il cazzo mi fa. Com'è sta di casa? Oh zio! Quale chat? Allora vorrei denunciare un furto. Devi andare in polizia. All'SPD devi andare. Ma ci siamo già stati, non c'è nessuno. Ma... denuncia a voi per se non. Allora. Il nome è Tommaso Fagioli. Tre pattuglie quello. Voi Sì, ti sto denunciando ai medici competenti qua. Vero? Allora. Tommaso Fagioli, faccio vedere il documento, aspetta. Guarda, se vuole c'è un in-marshal qui di fronte. Ecco qua, visto. Ah, Tommaso Fagioli. E che so io, la polizia, scusi. Allora. 01, ma voi siete autorità autoritarie, quindi va bene lo stesso. Allora. Ma? Denuncio il furto della mia Ferrari, la targa, non me la ricordo. Vado a cercare un attimo. Vada. Allora. Fammi un attimo vedere la targa che devo denunciare. No. Fai vedere la targa che devo denunciare. Zio, guarda la targa. Oh, un attimo che ci faccio la foto. Allora. No, questo è un selfie. Oddio. Ah, boh, non me la ricordo, però l'avete vista. Vabbè, quella lì, ok? C'è una F. Ecco, c'è una F. Allora, denuncio. La macchina, la Ferrari che è con targa che inizia con l'F, Tommaso Fagioli. Esatto. Capito? Mm-hmm. No. Ci occuperemo subito. Fate qualcosa, grazie. Ok. Ecco. Grazie mille, siete stati stati gentilissimi, grazie. Detto, risolviamo subito. Grazie mille. Wow, ma quanti sono efficienti questi. Tirami su. Oddio! Vai, parti. Oddio. Wow, ma mi ha già rubato di nuovo. Allora, vorrei denunciare un furto. Vorrei denunciare un furto. Allora, Tommaso Fagioli, capito. Faccio vedere il documento, aspetti. Sì. Ecco, questo sono io. Ok. Allora, la macchina è una Ferrari rossa e non conosco la targa, però un attimo che la controllo. Ma aspetta. Ma sicuro che questa è rossa? Fammi vedere un attimo. Fermati. Zio, leggi la targa. Zio. Zio. Allora. Ora finisco la benzina. No, con quello che costa. Poi ci tocca prendere quella elettrica. Con quello che costa la benzina. Forza Napoli. Ho capito. Beh, non avevo dubbi su quello. Un attimo che controllo. Allora, F e C. Vabbè, abbiamo delle lettere in più. F e C. FC, ok. W 8058. Che merita i soldi? Bentornati, Devi farli collegare. Ok, allora mi dia questi soldi, dai. Esatto. I soldi, dai. Da me la macchina è mia. Ma una domanda. Ma quanto sono belle queste Crocs, questi pantaloni? No, perché finalmente uno che ha dei gusti. Finalmente uno che c'ha dei gusti. Ma poi l'abbinamento con la camicia. Ha visto. Ecco. Anche lei c'ha dei bellissimi gusti, scarpe, posso vedere. C'hanno bellissimi capelli. Faccio vedere i miei. Ma non mi ha fatto niente, scusi, Ha fatto lui, deve avere i soldi. Ma è che... c'è un certo stile qua. Era vicino a me. Ma aspetta, che sta succedendo? Zio, ma che stai facendo? Cosa succede, zio? Mi fa male tutto. Mi ha messo tutto con la macchina questa, capito? Mi faccio. Ma zio, non teniamo più soldi. Levatevi, mi deve fare la benda, capito? Levatevi.
Ma non ho capito un cazzo. Il medico ha fatto pagare la fattura a me e ha curato me. Ha fatto pagare la fattura a te e ha curato lui. No, no, ha curato me sempre. Quanto, quanto hai pagato di fattura? Lui mi ha curato me. Sì. Quanto hai pagato di fattura? 4.500. Comunque il tizio c'aveva un ferro. Quale tizio? Quello di prima. Ah, quello a cui ho rubato la macchina. Sì. Allora. E poi, l'ho rimbeccato adesso e ho iniziato a piangere. Ok. Rubiamo con la macchina, rubiamo con la macchina. Allora. Un secondo. Aspetta, vieni vicino. Allora. Ora. Zio. Ok, ora fallo, vai da qualcuno ad accettarlo. Oh, se andiamo secondo la centrale ti faccio vedere la moto. Quella così te la ricordi. Mi sa che non ha funzionato. Riprova. Madonna mia. Accompagnami un attimo al garage centrale, te la faccio vedere. Accetta. Può fare un cerotto grande, per favore? Sì. Oddio! Non davanti alla polizia, che qua. Sì, ci dà. La polizia! Vabbè, lì, tutto bene? Ehi. Benissimo! La polizia, ehi! Ciao! Macchina è mia! Wow, polizia, mi ha rubato la macchina! Polizia, questi due hanno rubato la macchina! No, me l'ha rubata lui a noi! Qui l'ha rubato lui! Ha detto questa macchina è loro. Faccia qualcosa, faccia qualcosa. È del medico. Loro l'hanno rubata. Cioè, lui l'ha rubata al medico. È un medico. E io. Bello, questi due volevano vendere questa macchina rubata. No, polizia ha visto, c'era lui dentro la macchina. È entrato la macchina, stava l'ha rubata lui. Chiaramente. L'ha pistola senza il portatile. L'unica pistola che tengo è quella in mezzo alle gambe. Poi stiamo ascoltando un ultimo vulcano qua. No, scrivete il portatile. Se c'è il soggetto con i capelli rosa, mi sembra un alto locato. Guardi l'outfit, sembra che fa soldi. Assolutamente sì. Alto spendente, alto locato, direi. Guarda che chain che c'ha sul collo. Hai capito? C'ho stile. È tutta invidia questa. Ma davanti a tutti, davanti a tutti, Quindi oltre a rubare le macchine pure ste cose fa in pubblico. È uno sceno. Io sono Amzik. Capelli osceni in luogo pubblico. Amzik. Sì, il figlio. Cugino. Il nocciolino Amzik. Il figlio adottato, mi sa. Vabbè, buona giornata, ragazzi. Buona giornata. No, può togliere questo. Ehi. Dove? Buona giornata, signor zio, andiamo. Oh, è la macchina rubata. La macchina rubata, andiamo. Polizia, questa macchina è rubata. Non è assolutamente rubata. Guarda. Qua strunz. Oh, come cazzo mi permetti? Raga, come fa a cacciarmi fuori dalla macchina? Scusate. Polizia, ha visto! È rubata quella macchina, faccia la multa. Cosa ha fatto di fattura? Cosa rubato? Costano 2.5 l'uno. Ah, quanto? 2.5. Ma come può buttarmi fuori? Scusa, con che tasto? S? No, sono 10. Come con S? No, S fa andare indietro. Sì, serve un attimo i poliziotti, arriva. Sta facendo power game, sì, ma non so... ma che meccanica è? Posso chiedere un'informazione, signore? Dica. Ma quant'è il suo bilancio annuale? Ma so. Il mio bilancio annuale? Sì. Allora. Tommaso, andiamo? Un attimo. Allora, attualmente sono a meno 6.000 dollari. Mi sa che è un self-made man, lei. Eh sì. Ho fatto tanti sacrifici. 517. 4, hai detto? Beh. Sì. Tommaso, andiamo, è sparito lo zio. Andiamo a recuperare lo zio. Bilancio attuale, annuale, sa anche meno. Andiamo.
Andiamo, io arrivo io. Zio. Oh, ma dal cazzo. Zio, che è successo? Ho questo un Last of Fante, un Last of Fante. Un Last of Fante. È un elefante, cazzo. Io pure io. Questo mi sa che è un po' uno stream sniper, oh, ragazzi. Tira fuori, tira fuori il macete. Bastoni pure io, bastoni pure io. Mandalo via, non cagate più, è noioso, ma tanto ci insegue tutto il tempo. Tira fuori il macete. Ho capito, sto in macchina, che devo fare? Non è che si può fare molto. Si va in assistenza, ragazzi. Levati, rompi la macchina questo. Rompi tutto, rompi. Aspetta, dov'è? Ecco. Io. Ah, chiedo a Clap di andarci perché io non so come si fa. Ma guarda, se è levato dal cazzo, c'ha pure la leva aperta appena visto che stavo per andare in assistenza. Ok, ce lo sono levato dai coglioni, penso. Ecco. Vale. Speriamo. Si fanno Ferrari gratis, vabbè, ma tanto. Scimmia, che girano. Quello che c'era in mutande. Oh, ci sta una macchina bella lì. Ehi, quella. No, c'era ancora. Andiamo di qua allora, che è andato dritto lui. Ecco. Ha segnato comunque. Dopo lo si fa. Sì. Mettetemi un locale, ragazzi, perché qua, cioè, io non ho ancora visto mezza figa in pixel, qua... sto soffrendo. Ma qua siamo ad agosto, i locali stanno chiusi, mi sa. Non capisco, 150.000 abitanti in una città, sembra di vedere sempre gli stessi quattro. E mi sa di sì, mi sa di sì. Evidentemente andiamo... tutti gli altri sono al mare. Andiamo a Asgard. Asgard, mettimelo. Gli altri stanno a fare il grano, chissà cosa, che tipo di grano. Boh, andiamo in sto locale e poi raga esco, sinceramente. Collina, vedrai. Esistono tipo le taglie, magari parecchio anche tanto. Ma le taglie di che, scusa? Roberto. Fate un'attività, cioè? Cosa facciamo? Ginnastica, attività fisica facciamo. No, è che per fare soldi semplicemente... Allora, non dico che sia così complesso, perché noi facciamo i coglioni, ragazzi. Cacciatori, ma con cosa? C'abbiamo un macete, andiamo a caccia di daini. Cioè, il fatto è che... Non dico che... Il problema principale è che... Il problema principale è che... cioè, per fare soldi è stare lì a grindare, ragazzi. Cioè, mettersi lì, cercare una spazzatura. Ma l'Asgard almeno? È il telefono aperto. Mo chiamo. Due soldi vanno bene. E quindi cosa vuoi fare? Vedere una live intera in cui razzoliamo nella spazzatura? È questo. Cioè, magari uno dice, Fieri, funziona così GTRP. Io vi dico, ok. Bene. Cioè, abbiamo razzolato la spazzatura tipo 20 minuti. Ieri abbiamo fatto $6,000. Ok. Quindi se lo facciamo per mezza giornata, forse riusciamo a fare abbastanza soldi per comprare un porto d'armi. Questa macchina. Poi tanto facciamo un po' di contenuto, boom, meno $10,000 in spese mediche. Io c'ho il conto meno 6.000, cioè, buon divertimento. Ora ho capito perché faccio, ora ho capito perché mi fa male la testa. In una fai 20.000, Guarda che bell'eco mostro. Eccolo. Last grade. Mamma mia. Ma ragazzi, non c'è nessuno, mi sa che ora andare a dormire qua. Vuoi dormire qua? Ma sai che mi sa si che si sta bene in spiaggia. Non vorrei dirti una stupidaggine. Ma l'Asgard mi ricorda, mi sa, un locale dove ci sta un certo DJ Rubino, tipo un certo Samsara forse. Guarda, io non Oddio, che hai fatto, zio? Perché mi hai preso? No. Scusa, ho sbagliato, mica. Oh, non ci sta un cazzo, io rompo tutto! Ecco! Rompi tutto qui. Ma che cavolo, dice che è aperto, non c'è nessuno, rompi tutto. Potremmo fare... Rompi le bottiglie.
Se no ecco. Potremmo fare un finto passaggio. Diciamo che l'Asgard è aperto. Prendiamo il cibo che abbiamo in tasca. Io non fammi vedere. Io c'ho una bottiglietta d'acqua, una Monster, un Pampero, basta. E come gli aveva la fattura quelli? Il posto per fare la fattura. Diciamo che non ci abbiamo il posto, che ci devono pagare i contanti. Esatto, come si fa da noi. Siamo nuovi. Cos'è? Com'è che si fa il messaggio? Forse sarà un telefono. Ehi. Meno 6.400. Magari un po' di contanti ce li ho. C'è nessuno, ragazzi, ma i locali sono chiusi in sto server, non c'è mai nessuno. Mamma mia, ragazzi, sembra di stare, non lo so, a... Sembra di stare a Foggia. C'è nessuno in giro. Sempre sti lavori off cam e poi si va in live. Sì, io non c'ho tutto sto tempo. Cioè, cosa devo fare? Fare 5 ore di live e poi altre 8 di farming? Io vorrei anche avere una vita al di fuori della vita che ho su GTA. Facciamo qualche saltino in giro, vediamo un po' che c'è. Aia! Minchia, quanto danno ho preso? Per un saltino del cazzo. Ma poi che cazzo lo gestisce sto posto? Lavoro finto simulator, davvero. Sta ancora andare a letto, ragazzi, sapete. Zio, che dici? Ora andare a dormire qua. Sai che volevo andare a fare un pisolino qua, che è? Ora andare a dormire, un zio. Un pisolino, perché qua è... Veramente... Devo andare in chiesa in giro. Come cavolo stanno? Se devo fare qualche... Rubo qualche macchina, che ne so. Qualche ruba, qualche macchina, capito? Va bene, zio, meglio che dormi, va. Allora. E cavolo. Cama fa, vado a dormire. Andiamo a dormire, perché tu, ecco. Ragazzi, dai. Andate a dormire voi? Mi sa di sì. A dormire. Si è fatta una certa ora, come puoi ben vedere. A dormire. Capisco. A dormire, andiamo a dormire. Sì. Dai, dormiamo nel locale abusivamente. Ecco qua. Comunque... Aspetta, vai. Ecco fatto, ah. Comodissimo! Ecco. Buonanotte, gentiluomo. Ciao a tutti, via. Buonanotte, gentiluomo. Buonanotte. Io mi tolgo come i pantaloni per andare a dormire, dai. Fai il siluro come me. Ecco fatto. Ma io sto più comodo così, zio. Il siluro. Buonanotte. Buonanotte belli, Poco produttiva la giornata oggi. Ok, abbiamo soltanto perso soldi, come sempre. Ragazzi, che... Eccoci. Uè, Claperones. Riccardo. Io domani chiedo un po' per fare i furti di veicolo, sta roba qua, perché più che altro fare dei soldi... Ma non c'è nessuno, non c'è un cazzo, non... È strano perché la gente nel server ci sta, quindi secondo me o stanno tutti quanti e che cavolo non lo so, è pieno di polizia, magari la gente fa il rapine, che cavolo non lo so. Ho capito, il problema è che noi non possiamo, dovremmo stare lì dei giorni e io sono in negativo di 6.000 dollari, quindi cioè, ogni giorno che passa abbiamo sempre meno soldi. Qui... mo vediamo. Allora, tanto nel senso, io adesso ho anche un'altra tecnica, domani mattina in caso vedrai, ci troviamo con un po' di soldi da parte. Lo zio si mette a fare il lavoratore sottopagato, però almeno fa qualche soldo. Più che altro perché il problema qual è? Che purtroppo qui su Code, io per esempio questa cosa qua non lo sapevo, ma non puoi fare le rapine senza pistola, e la pistola però per comprarla ti servono i soldi sporchi, perché non accettano gli altri. E in più non accettano i soldi normali, quelli che accettano i soldi normali, che apparentemente sono pochi, mi hanno detto addirittura in chat che all'armeria, volendo, se tu chiedi, in qualche modo la vendono sotto banco a di più. Però
Okay. Con i soldi puliti ovviamente vanno fatti, però devi metterti lì a farli. Io, nel senso... Metterti a farmare materiali. Ti fai... Beh, sì, allora, allora, considera che lui... Mi dicono, cioè, mi dicono spesso che la mattina 20 ogni tanto minuti a raccogliere le arance sono 50k. Io dico, boh, a me sembra un po' strano. Però comunque... No, mi sembrano un po' tanti 50k. Però anche vero, è vero che io... Guarda, guarda su questo code, esatto, esatto. No, allora, in generale, comunque sia, l'economia qui è diversa, nel senso che una cura ti costa $4,500, vuol dire che comunque sia, è più facile fare soldi. Impero, se gli hai donato così tanti soldi e non ti sbanna, evidentemente devi rivalutare un attimo gli streamer a cui donare. Che devo fare io, secondo te? Di massima, ci sta il fatto chiamo che la polizia, che l'economia è diversa, quindi fai più soldi. Io ci provo, domani al massimo, domani mattina, tanto non avrò un cazzo da fare, dopo aver fatto qualche video, aver lavorato un po', metto lì e 20 minuti e faccio qualche arancia, che cavolo ne so. Ho capito, zia, ma cioè, fare il blip umano, raccogliere le robe, cioè nel senso, si può fare, però era veramente l'ultima spiaggia. Cioè, io no, grazie, non voglio passare il tempo a fare queste cose. No, ma le faccio, ma giusto almeno perché c'è una pistola e fare una rapina, capito? Capisco cosa dici, Clap, però minchia, cioè... A parte il fatto che ci sono due attività aperte, cioè, ma poi sono veramente cioè, aperti zero. Minchia, ma non ci sta neanche gente della polizia. No. Siamo andati alla polizia, è arrivato dopo un sacco di gente. Vabbè, ci sta sì. Qualcuno, però più che altro stanno in giro perché stanno in attività. Però la cosa strana è che effettivamente... Ho detto, cavolo, 150 player, dove stanno però, effettivamente? Stanno sui campi, Clap, è l'unica. Tutti sui campi? Boh. Ci sono quattro campi. In realtà ci sono anche altri locali, evidentemente dovevo andare a vedere anche gli altri locali, che cavolo, insomma, magari ci siamo persi qualcosa, boh. Sì, ma il messaggio ma io cioè, tipo, ho visto che l'ultimo messaggio di un locale era il chioschetto ed era alle 6, sono le 7, cioè, sincero. Boh. Strano. Cioè, potenzialmente dico su Impero, anche se ultimamente era abbastanza vuota la situazione, però andavi allo Starbucks, andavi di lì, andavi di là, qualcuno lo beccava. Però la cosa di Impero bella è che tu ti compri la pistola giocattolo con $8,000 e vai a farti tutte le rapine che vuoi. Puoi farle anche da solo, senza ostaggi, negozietti, quindi nel senso, poi al massimo ci vai in due e stai a posto, capito? Quindi secondo me l'economia di Impero funziona bene perché se vuoi fare il criminale te lo facilitano molto, no? Invece qui dovresti fare, abbiamo fatto ieri con Rick, abbiamo fatto i furti in casa, ok? Abbiamo fatto quattro case. 5 grimaldelli di cui uno si è rotto, vabbè, quindi 4, li abbiamo pagati 1501, quindi 7500. Sì. Rick è entrato in 4 case diverse, ha preso tutte le cose che ha trovato, ok, più possibile, prima che scattasse l'allarme. Siamo andati a vendere $11,000, ci hanno dato, sporchi. Minchia. Quindi noi abbiamo pagato 7500 puliti. Poi devi pulire, quindi no, non li dobbiamo pulire, ci ha detto che li volevano $100,000 sporchi per una pistola. Per la pistola, esatto. E li volevano sporchi. Non so perché. Quindi, capito, diciamo che sporchi vuol dire che devi comunque spendere 70.000 puliti per fare 100.000 sporchi. Beh, ma forse anche di più perché non so quant'è il tasso di pulizia qui, però comunque sia io eventualmente, ragazzi, io prendo, vado in assistenza a chiedere info, magari ci siamo persi qualcosa che comunque sia molte cose non sono spiegate. Ma allora io ho parlato con Nasella, ad esempio, che gli ho detto, ma c'è un modo un po', perché appunto non so quanto costa le mie cuffie, me le hanno inviate quelli di Logitech e lui mi ha risposto dov'è che perché purtroppo a livello criminale non c'è niente, e questo è il fatto, perché i furti in casa non vale mai la pena, cioè ci metti un botto di tempo a farli e in più rischi di si rompere i grimaldelli, però vabbè. Posso dire che è stato che allora tu, quando l'ho fatta, tutte le case, a parte i glitch delle texture, che vabbè, ogni casa era la stessa identica casa con le stesse identiche cose. Sì, quello... Proprio copia e incolla in ogni casa. No, quello non è pazienza in realtà, perché nel senso, se vuoi fare un lavoro come si deve, devi dare non puoi fare che vai in una... Io ho visto ieri che è entrato in una casa che era sgarruppata nel ghetto lì a Grove, ed è entrato dentro il villone di 3 piani, super luxury, per poi trovarci un cazzo, cioè. Sì, è vero, cioè, poi era esatto, tutte le case erano tipo fai conto, 50° piano in grattacielo, cioè tu guardavi sotto, era la casina del cazzo, no? Quella lì che trovi nel ghetto sgangherata, entri e se ti trovi in un grattacielo al 50° piano, dici ambiguo. Cioè,
a me è un metal. Ma, cioè, nel senso, lo fanno tanti, non è una cosa di solo. Puoi andare a fare il poi l'altra cosa è questa, ci hanno detto ovviamente, se voi andate a prendere la marijuana e fate dei panetti, vede $3,000 a panetto quello grande. Ok, sì, ma è sempre un campo, nel senso, ti arrivano i tizi con la pistola, ti puntano, oppure ti sparano direttamente, perché tanto lo fanno direttamente. A parte quelle di ieri che dalla moto e l'azione è stata annullata e vabbè. Ma cioè prendono, ti sparano, scendono dalla moto o dalla macchina, ti sparano e, perché non abbiamo le pistole e ti lootano. Quindi poi effettivamente, allora, cioè, poi considera una cosa, 3000 a panetto grande, cioè con tutto quello che ci metti a raccogliere 50 pezzi di marijuana, a farti il panetto e rischiare la morte. Cioè, per avere una pistola, esatto, sono esatto. 33 panetti. Noi abbiamo fatti due e poi ci hanno sparato. No, se Marco, teoricamente la marijuana la puoi comunque fare. Da quanto ci hanno detto, che, cioè, le gang ci hanno mandato comunque a raccoglierla, quindi boh. Ma comunque, ragazzi, il problema dei campi è questo. Cioè, la gente, lì ci trovate solamente tra i ardini che vanno lì con le pistole, ovviamente, perché funziona così. Quindi andarci noi che non abbiamo niente, stiamo facendo un RP che non è un RP da, capito, da tryhard, wow. Perché chi cavolo vuole fare? E quindi l'unica altra alternativa è rimediare delle pistole in qualche modo, quindi facendo dei farmando dei soldi in qualche modo. Io mi ci metto, tanto mi ci metto la mattina, lì tanto non avrò niente da fare, vado a raccogliere un po' d'arance, prendoli, vado a vendere e arrivederci, nel senso, non è che c'ho tutto questo grande problema, però sì, Pisna, capire quanto pure ci metto e quanto attimo, pagano, più vabbè, che quello altro, quello sì, come ho detto, hanno annullato l'azione, quindi va bene. Non faccio un RP che mi fa andare in un campo dal Vanquest 2. Quindi parliamo del lockdown, per farti capire i tempi. Cioè, in ogni caso, sì. Vabbè. Vediamo. Limite massimo, ragazzi. Io per esempio sto vedendo com'è l'RP criminale qui. Mi sembra molto più complicato rispetto, o meglio, in realtà non RP criminale, tipo resident tra virgolette, nel senso RP di cittadino che si vuole avvicinare alla criminalità ma non vuole entrare nella gang, ok, sì, per esempio, sì. Qui, ovvero quello che stiamo facendo noi, nel senso persone che vanno in giro a fare i cazzi loro però vogliono comunque fare delle cose criminali. Qui è veramente difficile, cioè su Impero tu entri, hai già $25,000 in banca, prendi, vai all'import, ti compri la pistola a giocattolo, boom, vai in negozietto, già stai rapinando, capito? Quindi, sì, ma non è solo anche, cioè secondo me volendo, ciao Pisdam. Con Leo una volta abbiamo letteralmente preso un locale. Io ascolto, ma molte cose non le capisco perché non faccio parte di questo mondo. E questi qui l'hanno lasciato, per farti capire. Cioè, dipende un po' dalle situazioni. Sì, hanno proprio lasciato il server questi poi. Ok. Vabbè. Comunque no, a parte quello, adesso vediamo, io provo a informarmi in assistenza magari su altri modi, dire ragazzi scusate, io ho questa curiosità e per capire per quanto riguarda i contenuti che dobbiamo fare, capire un po' e cosa ci dicono, magari mi danno dei consigli in più, magari gli chiedo qual è il modo più veloce per fare soldi, certo, se mi dice vai a raccogliere l'arancia, dico ok, va bene, però... In linea di massimo mi auguro che non sia quello, ecco, vediamo. Secondo me, preparati a prendere delle arance con le chiappe. Vabbè, ragazzi, io vi saluto, ci becchiamo nei prossimi giorni. Va ciao, bene? Va bene, va bene. Dai, ciao, buona serata a tutti. Ciao. Ok, boys, e niente. Sì, oggi è un po' più deludente, però alla fine... Nel senso, è un mondo abbastanza... devi un po' immergerti, non è un plug and play come potesse essere su Pandora, dove entri, puff, fai due cazzate e fai il contenuto. Qua è difficile fare una roba del genere. Cioè, noi possiamo trollare quanto volete, ma se non c'hai i soldi per fare un cazzo, non fai un cazzo. Il concetto è questo. Se non c'hai i soldi per poterti permettere, non puoi prendere una macchina. Le macchine le rubi, ma tanto non puoi farci contenuto sulle macchine, perché tanto nessuno le comprerà mai delle macchine rubate, capito? Nessuno ti appoggia al gioco, perché nessuno frega un cazzo di appoggiare il gioco, capito? Cioè io, per dirvi, ma vi faccio lo streamer, cioè ieri quando mi hanno chiesto di poi posare la roba che me la contavano, no, i membri della gang, io l'ho fatto apposta della serie, magari mi derubano, no, ci faccio il contenuto. Vabbè, non è successo, è un altro discorso. Cioè, però la gente ci gioca seriamente a sto gioco e se si mettono, nessuno si mette davvero a comprare una macchina anche a un prezzo stracciato rubata per fare il content, perché tanto sa, cioè, sanno tutti come funziona, macchina rubata non la si compra, punto.
e... o almeno questo qua è un po' come i cittadini in giro, poi giustamente nessuno frega un cazzo e basta. Vabbè, questo è quanto ragazzi, e il fatto di una... ecco, con tutte le regole stringenti delle armi è brutto secondo me che sia così complesso farti un'arma, o almeno questo è quello che vedo io, poi magari in realtà ci vuole poco, basta semplicemente un minimo di edizione, però semplicemente vorrei evitare di doverci mettere delle ore per effettivamente prendere una pistolina anche di merda. Dai, grazie mille a tutti per essere rimasti in live, ci becchiamo domani probabilmente con League of Legends, che voglio riportarlo, adesso tutte le volte entro su GTRP sti giorni qua, poi boom, si protrae per tantissimo la live. Domani faccio anche un po' di LOL, poi metto anche il download del mondo Minecraft, visto che ho fatto 200.000 iscritti. Bene, ciao ragazzi, a domani, buon appetito a tutti.